cazzo è questo? Oggi dovrebbe essere un video con Ha me, dormito con me, Daniele. non me ne sono accorto. Allora devo fare un po' di cose, ma non lo so. Non ho da fare. Ti faccio un bel whisky con il Tu. rum. Allora c'è domenica per una cosa. Ma certo. Ti gira il trucco, è una cosa incredibile. Che poco per respirare. Buonasera. Che paura. Oddio, ecco che sono lui ad esempio, dove dormiva? Che cazzo è quella persona sul letto? Eh? C'è un signore col fucile sul letto. È Ramirez. Ah sì, sicuramente la mia, sì, sì, ha dormito con me. Che cazzo? Lei, signor Gio, ma che cazzo dorme nella stanza privata? No. Lui l'ha affittata, lui l'ha affittata. Sì, lui l'ha affittata. Sì, l'ha affittata. Sì. Già. Allora sì, diciamo che potrebbe trovarci ogni tanto un via vai di persone che si mettono lì, si appoggiano sul letto. Ma gliel'ho detto questo? Prima no. di... Vabbè, avresti dovuto. Mi ha spaventato perché aveva un fucile. No, perché dorme col fucile? Ha paura che lo ammazzano. Era militare, deformazione professionale. Ed è già tanto che ne abbia solo uno in mano. Sì, effettivamente di solito gli no, ce n'è uno in mano proprio imbracciato mentre dorme sotto il cuscino. Sì, lui dorme così. Mentre l'altro ce l'ha dietro lo schieno. Sì. Sì, normale. Non mi meraviglierebbe se avesse tipo due o tre bombe nel... No, quelle no, quelle no. Ma potrebbe essere, Non l'ho mai toccato, quindi sì, non saprei. Sibilin, mi è passato la raffreddore, dammi un bel cappellante, vai. Oh, benissimo. Latte e menta? Latte e menta, scusate. Ho fatto un casino. Latte e menta è uno stufato stufatone. Anzi, tre stufati e tre latte e menta, così mi sgozzo. Devo festeggiare. Sì, la salute è importantissima, ragazzi. Mm-hmm. Festa grossa. Ti è mai capitato di perdere la salute? Per sì, un po'. Succede poco. Purtroppo. Quando vi ritorna di nuovo potete la salute, potete finalmente assaporare le gioie della vita. Aspetta che ti prendo il cappello. Dove l'ho messo? Il terzo episodio quale sarebbe? Ecco qua. Ti verso il latte dentro. Ah, il terzo episodio della serie. Se no è alla fine. A me tantissimo il primo. Ok. No, ma tantissime uno cose mi uno nel cappello piaciuto. Gli altri due sono a parte. Ecco a te. Beh, c'è davvero più gusto a bello col cappello. Beh, il cappello è fatto apposta, ormai è proprio, sì, il cappellatte. Quant'è ti devo dare? 28,50. Cosa? Sì. Signora, $28,50. È diventato ricco ormai, signor Joe. Che saranno mai vent'anni? Anzi, di anche la mancia. Io ho diventato ricco, quando mai? Ah, cercava Elizabeth, il signor Bill, il signore irlandese, per stasera. Cercava? Non ho capito, ripeti. Cercava con chi? Che cosa? Che cosa? Usa il complemento oggetto! Elizabeth cercava il signor Bill d'irlandese per stasera per la cosa di teatro. Ha detto se lo trovi, diglielo e prendi il... è quello. Ieri ha detto che non c'era. Ah, ok. Quindi non c'è. Stasera ci sono le prove del teatro. Hanno detto che no, per tre sipario. Oh, perfetto. Ci vuoi venire a vedere o c'è da fare? Più tardi probabilmente sì, passo, sicuramente sì. Sì, ma io e te dobbiamo parlare. Ok. Sei sempre qua dietro a lavorare, sempre. Lo so, cazzo, effettivamente. Ma quanto guadagni? Sei un cavallo pazzo, sei. Ho avuto da fare, purtroppo cucino io la maggior parte delle cose, quindi ho dovuto, sai. Ma ti hanno messo in schiavitù, ti hanno messo. No, non è quello. Non dica quelle parole, per favore. No, mi scusi, non volevo offendere. Non ho niente contro la schiavitù, cioè, quelle robe. Ah, certo. Ok, vabbè, comunque ti pagano. Certo, sì. Ok. Quanto? Dipende, la settimana. D'accordo, da quanto lavori dipende? Sì. Sui $300 più o meno a settimana. Ripeti, dipende. Dipende. No, sì, ripetilo.
Perché? Ripetilo, devo fare una battuta. Dipende. Dakota. Porca troia, è mi è piaciuta. Io me ne vado, arrivederci. Dovrebbe fare uno spettacolo, sa? Sì, sta cercando di... Vabbè, comunque. Me ne vado perché sono invidioso, perché non l'ho pensata io, cazzo. Certo, ovviamente. Porca troia. Adesso non potete usarla mai più, perché sapreste nel vostro inconscio che l'ho usata io, quindi vi sentireste una merda a usarla. Non potremmo mai. Senta Michael, buonasera. Salve. Buonasera. Oh, giusto. Andiamo. Bene, ti sei appena perso una battuta incredibile del signor Magrassa. Sì, veramente. Che sfiga. Ecco. Bello. Dimmi tutto, Michael. Non lo ricordo proprio. Ma tu perché c'eri? Cioè, io qualcosa da mangiare. Non streamavo nemmeno, forse. Due omelette alla cacciatore e un whisky, per cortesia. Ok. Grazie. Tutto ok, Mike? Mi ha fatto l'asiatico, ma voi che cazzo ne sapete? Chi siete voi? Cosa però vabbè, non giocavo più io, quindi dopo, post... Problemi di salute, porca miseria. Postuma, la cosa? Ah, vabbè, allora facciamo una sola. Ah, ok, ok, non lo sapevo. Quindi il viaggio è andato così, così. No, perché Poggius me lo ricordo come Nick, ma ricordo un Nick vecchissimo. Vabbè. Quanto ti devo? Fai $10 il whisky, te lo offro io. Grazie. Non è che io perdo la memoria. No, sì, infatti. Grazie. Antenato San. Beh, esco fuori. No, non ti prego, non uscire. Perché è uscito? Non è stato convincente, signor Giorgio, non è stato convincente. Sta un po' così. Usa il sedato. Eccolo qua. Signor Ramirez. Ma era lui? Sì. Ramirez. Come stai, tutto bene? E carissimo... Mamma mia, quanto russi. Incredibile. E come russo? Certo che russo. Mi hai fatto dormire proprio, se no. Che russo. Io non hai dormito. Ramirez, che c'è? Io perché non hai dormito? C'è uno di... Sì, la voce, Javier, la voce. Ora, mi sembra che c'è paura di parlare, parla. Senza parole. È allora, dormito tanto, gli sta forse russando. No, forse è uno di quelli che la mattina non gli piace parlare. Anche a me non piace parlare la mattina. Già. Se mi parlano la mattina, spacco il cappellato e distruggo tutto. È vero, pure io. E dipende che mi parla. Senti, ma la smetti di russare? Sì. Io non russo, io sono messicano. Ma chi ti ha detto di dormire con me stanotte? Il perché? A che ora sei venuto a dormire, tio? Io presto, lo siamo venuto dopo. E non è vero? Sì. No. Sì. No. Se ne andiamo a fare affari oggi, di favore. E che affari vuoi fare? Ma no, ogni volta te lo devo ripetere. Andiamo a fare affari. Andiamo, devi sentire solo sì, devi dire. Sì. Andiamo. Mi posso mangiare almeno? Tipi, so. Mangia. Oh, perfetto. Ultimo wipe, insomma. Oh! Mister, salve. Come stai? Sono stato meglio, come ho detto poco prima. Sono stato meglio. Ma che c'hai? Problemi di salute dei miei mi fanno un po' preoccupare. Ah, mi dispiace. Cioè... Vabbè, tu come stai di salute invece? Sto bene. Ah, ora siamo pronti. Un po' di pensieri. Ramirez, salve. Hola, Mike. Vabbè, in questi giorni organizziamo un bello spettacolo, ti facciamo ridere un po'. Ah, bene. Allora... Bene. Dai. Okay. Stai su, mannaggia, porca miseria. Stai su. E che passa, Mike? Che succede? Un po' di problemi. E vuoi parlare? Sì, come ho detto, problemi di salute dei miei genitori mi fanno un po' preoccupare. Tutto a me. Tua madre. Io spero niente di grave. Io so cosa stai provando allora. E pure mio padre.
bene, sì, yeah. Abbiamo tutte delle famiglie disastrate qui. Quindi tranquillo. Vuoi andare sul treno e andare da loro? Ti accompagno? Ma ci sono stato. Sono stato ieri, adesso. Tanto posso fare ben poco. Io e il signor Petrosino gli stavamo andando a fare un giro, si puoi venire con nosotros. Almeno magari ti distrai un pochino. Va bene, bene. Andiamo a vedere il teatro che hanno preparato il sipario. Va bene, va bene, vengo, va bene. Ok, dai, vieni. Bueno. Andiamo. Meno male. Aspetta un attimo. Sì, tu che fai, vuoi venire? Dove andate? Andiamo a vedere il teatro. Aperto. Sì, vengo con voi, certo. Sì, fantastico. Sì. Dai, non chiederò niente qui al saloon. Che fa bene a piedi, Joe, che consumano le scarpe. No, le scarpe... Le scarpe sono inconsumabili. Inconsumabili. Ciao, Mike. Lastro del fierro? Sì. E lei è proprio un genio, signore. Sono un po' scomode, però... E sono un po' dure sicuramente. Però li spalmi, no? Per ballare sul palco, vero? Va bene anche per prendere a calci in culo la gente. E quella è la funzione principale, immagino. Sì. E a chi il teatro? Sì, qui a sinistra, siamo arrivati. Non c'era manco bisogno che l'obiettivo di oggi è tirare su il morale al tizio. Anche oggi gli affari si fanno domani. Torna alla stalla. Vedi, Giuseppe è un completista. Io è difficile che riguardo i film pure. Sì, anch'io in realtà. Non so, mi sembra di perdere tempo perché c'è così tanto da giocare, no? E quindi dico, cazzo, non posso giocare due volte lo stesso gioco. Anche se a volte ti viene voglia, però, diciamo la verità. E forse bisogna fare quello che vogliamo nella vita, non quello che dovremmo, no? Di qua. Siete pronti? I pronti. Pronti? Via! Porca vacca. Ma è chiuso, mannaggia voi! Ma che ne fa? Non lo so. Aspetta, pensavo dovessimo guardare il sipario. Pensavo che sia bello. Hanno fatto tutto. Aspetta, non riesco a scavalcare. Non riesco neanche a scavalcare. Mannaggia morta, è chiuso. Ale. Sono le candele, porca. Prova ad aprire tu, sì. No, non si apre. Aspetta, vediamo da dietro. Pensavo fosse aperto. Niente sorpresa. Ti hanno fatto opacco? Sì. Vabbè, non fa niente. Scusate, vi avevo fatto venire per nulla praticamente. Vabbè. Dobbiamo dire che è una bella tenda rossa, Lo è. Sì, ottima fattura. Sì. Va bene, comunque. Oggi dovrebbero esserci le prove. Però. Ci possono partecipare solo gli attori. Io sono l'albero. Non c'è l'albero. Non c'è l'albero. Amico. Io perché vogliono fare tutti gli alberi? Cioè. Mico, tu alla mia destra. Per sederti? No. Pensavo ti volessi sedere. No. Ciao, Mr. Chowers. Vabbè, pagina, non importa. È chiaro. Se riuscire, No. Uno spettacolo allora, di burlesque. Diciamo che abbiamo tutti gli attori, ci sono tutti gli attori. Mi sono perso le ultime... ci serve l'altro, l'aiuto regista, Vincent. Dobbiamo fare un attimo un punto della situazione. Però ci siamo quasi, sì. Forse quasi tutti l'abbiamo. Che puttana, vedo l'ora di vedere questo spettacolo. Sì. Non si fa altro che parlare di questo in città, credo. Assolutamente, ne parlano tutti. Sì, assurdo, guarda. Tutti che dicono voglio vedere lo spettacolo di Lucio Giove. Non nessuno che lo vuole fare. Perché comunque voi siete personaggi importanti, non è che chiunque può interpretare il vostro... È chiaro, è una responsabilità molto grossa. Esatto, bravo, c'è un po' di timore, però vabbè. Certo. E te manca qualche attore? Allora stavo pensando un attimo, aspettate, fatemi vedere un attimo sul mio taccuino. Io posso fare la piccola Elizabeth? Non lo so, Sam. È proprio uguale a te. Ti mancano i capelli biondi. Vero. Non mi ricordo mai. Se no, da lontano lo sembra proprio lei. Sì, è vero. Te l'ho detto. Proprio da lontano, Dopo un quarto d'ora. Proprio 21. Prova a allontanarti un po', Sam. Allora, vedi la cosa. Cazzo, guardalo. Ancora un poco? Ancora un po', perché non si vede ancora la chioma bionda.
Ancora un poco? Ancora? Da qui sembro. No, ancora. più avanti. Un altro pochito. Dove cazzo è andato? Ma dove cazzo è finito? È sparito? Anche troia. Se torno su con una candela dopo Elisabeth. Ero già detto di non... Quante volte ti ho già detto di non andare nell'ombra, porca puttana, non ti si vede. Vabbè. Hai la luce. Aspetta che in realtà l'abbiamo perso. Cazzo è finito. Eccolo, è tornato. Ecco. Stavo vedendo, allora abbiamo... Freddy. Che potrebbe essere... Wimmo. Francis. Vincent. Billy l'irlandese potrebbe essere... Lucky. Sara. Potrebbe essere... Te, Sibyl. Poi c'era John Grizzly che poteva fare me. Ecco, porca puttana, come... Beh, perfetto. John Grizzly, e poi mancherebbe soltanto la piccola Elizabeth. Buonasera. Ho parlato con la signorina, ha aperto tutto. Mancherebbe solo la piccola Elizabeth e basta. Quindi ci serve un attore. Come si vede a fare Elizabeth? Un'attrice più che un attore. No, vabbè. Oddio santo, hanno aperto. Sì, ho parlato con la signorina lì dietro. Paura. Io ho parlato con quella signorina lì. Ah, ok, grazie. Banania. Banana? Banania. Io ho capito banana. No, si chiama Banania la signora. Che bella, fa vedere. Guarda qua, banana. Perfetto. Incantato. Ci sta anche il retro palco, perfetto, per fare le scene. Comunque con la candela ci assomigliavi un sacco, hai ragione. Ma no, perfetto, ragazzi, okay. Perfetto. E qui si fanno grandi scene. Ti serve un musicista per le canzioni? Forse sì, sai. Lo sai che forse mi serve. Potevi sederti vicino a me. È solo che io, sai qual è il problema? Sì. Che se siamo troppi, si fa casino. Bisogna entrare tutti insieme. Devi farli aspettare fuori. Li fai aspettare una decina di minuti fuori e poi li fai entrare tutti insieme. Lì non dovrebbe essere più un casino. Ah, dici? Sì, di solito si fa così. Ah, ok. Allora se è così, allora va bene, posso ingaggiarti come... Ma guarda qua che emozione, volcare questo padre! Ah, oh, sì. Che bellissimo! È molto meraviglioso. E poi devo fare le colonne sonore, mi metto a scrivere magari delle canzoni. No, vabbè, non esagerare, poi ti dico io cosa fare eventualmente. Vabbè, tu presentati alle prove, al limite se riusciamo a fare le prove oggi, facciamo così. Sì, perché mi sono seduto. Lo possiamo provare. Vediamo quanti attori ci sono. Ci manca solo la piccola Elizabeth. Sì, può farla anche un ragazzo. Non fa niente. Il teatro è immaginazione. Ah, bene. Beh, bello, no? Sì. Bello. Adesso immaginatevi. Sette protagonisti. Ok, certo. Che sì. Recitano qui sopra, dal vivo. Certo. Deve essere molto bello, molto bello. I bot si inculano, no? Infatti... Immagino la trama dello spettacolo, le battute. C'è anche l'orchestra. Sì, no, l'orchestra no. Non c'è. Non c'è la musica. No. Peccato. Vado a chiamare un attimo. Vedo l'attore. Sì. Vedo l'attore che... Sì. Chi è? Non lo so, c'è un attore dietro la... No, è Sebel. Ah, ok. Sebel. Vado a chiamare il mio aiuto regista, che mi manca un aiuto regista. Prego. A dopo, ciao. Arrivederci. No. Arrivederci. Ciao Banania. Dobbiamo contattare Vincent. Dove sta? Banania sì, era un po' strana. Ci mancherebbe soltanto un attore. Cioè, la piccola Elizabeth, che cazzo la fa? La cosa bella sarebbe una donna, però è difficile trovarla. Scusa, lei è una donna? Ah, no. Grazie per la concentrazione.
Vediamo se c'hanno qualcuno in carcere, non lo so, ma che è carcerato da usare. Andiamo a prendere fino in carcere. Buonasera, c'è qualcuno? Sì. Salve. Buonasera. Avevo una richiesta particolare. Mi dica. Avete per caso qualche carcerata da prestarci? Per uno spettacolo teatrale? Qualcuno che avete buttato le chiavi che non vi serve? Come ergastolati? Sì. Gli ergastolati fanno una brutta fine qua in contea, signora. Ah, che fine fanno? Patibolo. Patibolo? Sì. Diciamo che non usiamo i sospettati o banditi per fare cose da del signor Rocco, ecco. Chi è il signor Rocco? Il proprietario del teatro. Ah, sì, chiaro, scusi, sì, è vero. Vabbè, allora niente. Purtroppo no. Non avete niente da prestarci, diciamo. Mi dispiace davvero, signore. Va bene. Io sono Joe, Petrosino, la crasta. Piacere, signore. Mi sono censito proprio lì. Sì, come tutti. Esatto. Piacere, signor Joe. Va bene, buona serata, sete. Ah, vuole qualcosa? No, vado a bere la mia, il mio cappellatte. Arrivederci. Va bene, non si preoccupi. Buona serata. Ciao. Ehi! Mi scusi. Oh. Mi scusi. Mi scusi, la disturbo? No, mi dica. Volevo sapere, ma lei per caso conosce una donna attrice che potrebbe fare l'attrice? Una donna attrice? Sì. Faccia pensare. Magari che si chiama Elizabeth. Ma la bambina? No, non la conosco. Allora sì, va bene. Sì. No, mi dispiace. Ma provate a chiedere al saloon, c'è una signorina che lavora lì. Sì, Bill. Non lo so come si chiama, nuovo. Sono nuovo. Ah, lei è nuovo. Perché è nuovo? In che senso è nuovo? Nuovo da queste parti. Ah, e che ci fa qui? Sono di passaggio. E dove? Perché fa tutte queste domande? Io sono vecchio qui, devo sapere tutto. Ah. Ma scusi un attimo, ma io sapevo un detto. Che detto? Che si fa i fatti degli altri, non campa a lungo. Cioè, non era proprio così, ma per essere educato. Ah, ho fatto campare così a lungo lei facendosi i cazzi degli altri. Ma lei sa quanti anni ho io? Occhio e croce, ne avrà 47. Aspetti. Le do una mano. Ecco. Sentiamo. Quanti ne ho? 57. Ma che cazzo? Ne ho 35! Come ti permetti? Ah, il ciuffo, non vede sempre i capelli davanti agli occhi, sa? Ne ho 35, non c'è nemmeno una ruga, non c'ho. No, è vero. La mia potenza sessuale è ancora massima. No, non lo metto in dubbio. Quindi? Oddio, che cosa attenzione sta... Attenzione con questo. Oddio, che cazzo sta facendo per... Senta, questo è un posto strano. Scappi! Non torni mai più. Sì, io me ne sto andando a sud, dove lascio questi posti. Sì, se ne vado. Dove vai di bello? Che c'è a sud? Non c'è un cazzo. Andrò a sud, non lo so. Rotolerò verso sud. Dicono che è per la riconquista delle nuove. Bravo. Verso la ex frontiera. Sì, mi faccia sapere se c'è qualche leggenda. Sì, tornerò qua, glielo farò sapere. Dove la troverò, signor? Rivedete. Io mi chiamo Joe Petrosino la Grassa, sono il proprietario del teatro. Sì. Il proprietario del teatro, lei. Proprio davanti a lei, sì. Sono una delle persone più influenti e leggendarie di questa città. Ma il teatro quello grande o quello piccolino? Quello. Ah, quello grande. Quello! Sì, ho capito quale. Sono fatto un giro, ho visto quale. Bene. Come si chiama lei? Io? Turner. Che? Turner. Sì. È il nome. Grazie, lei? L'ho detto Gio. Gio. Petrosino la crasta. La leggenda. Sì, ma ne ha detti tre, non ho capito manco uno. Petrosino la crasta. La leggenda, mi chiami semplicemente leggenda. E leggenda non è il nome, lo status. Che status? No, qua siamo nelle Moine. Cosa? Siamo nelle Moine qua, stato delle Moine. Status. Nel livello. Non capisco cosa. Che lingua parla, scusa?
Lei non è di queste parti. No, sono di Brooklyn, New York. Ah, e lì parlano tutti come lei? Sì. Mi capite? Quindi qua deve imparare un po' la lingua di queste parti, che è l'americano, non so dalle sue parti. Sì, fa. Anche quelli è l'americano, solo che diciamo cose diverse. Ah. Ma infatti perciò me ne sono andato, perché non mi piace quel posto. Siete, ah, quindi voi siete dei nordisti? No, io sono normalista. Normalista, capisco. Anche io sempre, quando mi è andato dai sudista, ho detto che ero normalista. Ah, vedi, allora... Anche perché a sud non ci sono mai stato, sto andando adesso. Ah, bene. Bene. Vabbè, io cercherò sta Elizabeth per voi, signore. Se la troverò ve la porterò qua. Viva o morta, come le serve? Viva, non se, proprio non riesce, morta. Morta, vabbè, no, vabbè, cercherò viva. Se però si ribella troppo... Morta. Vedremo. Ok. È stato un piacere, signor Petrosino. Spero di rivederla molto presto. Sì, che il vento ti rimpoppi il viso. Grazie, e che il sole risplenda in faccia. Bravo. Buona serata, signor Petrosino. A lei. Beh, 50 anni. Ma come si fa a sbagliare di 30 anni? Ha visto Vincent? Salve, signor Joe. No, sinceramente sono stato qui in taverna, ma non in salute, ma non l'ho visto nessuno ancora. Ah, ho capito. Ma perché sta col fucile? Proprietà privata e, diciamo, a volte mi sento più sicuro. Bro. Sì, sì, sono tante brutte persone alle volte. Ah, davvero? Sì, è capitato. La Roma capita, quindi alle volte è meglio essere più tranquilli. Roma? Come dire? A Roma, non ho capito che hai detto. A Roma? No. A Roma detto... capita, hai detto. A Roma capita? No, non sapere cosa capita a Roma. Tu hai detto. Io ho detto che a volte è capitale che entra le brutte gente. Ah, ok. Quindi è meglio essere più sicuri e... Chiaro, certo. Avere fucile, insomma. Sì, sì, no, infatti, ma perché non ho visto mai Sibir con fucile per questo. È vero, è vero, si rivela più tranquillo di me. Sì, ma lei mena di schiaffoni. È vero, secondo me schiaffo suo fa più male di fucile. Buonasera. Ma non ho paura. Oh! Buonasera, signor Manos. Mamma mia, che palle vedesti. Ma come? Ma povero signor Manos, ma come? Ma che sono questi baffi tinti? Tinti? Aspetta, aspetta, un attimo solo, eh. C'è i capelli bianchi, i baffi neri. Ma. Ma lei, ma io e lei ci conosciamo, mi scusi. Sì. E allora? E allora? E allora? Saranno le, non so, le 7 di sera, 9 di mattina. Come sta? Non c'è Malos, non c'è Malos. Guardi, purtroppo devo un attimo andare. Ma se la becco, sì. Io spero di beccarla di nuovo, perché veramente... Mm. Sicuramente. Spero veramente di beccarla di nuovo. Non ci sarà dubbio. Bene, arrivederci. 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 Mi fa trovare le energie per esplorare i cunicoli sotterranei. Ma questa sarebbe una bella domanda da fare. Allora, sì. Culi, no. Eli. Esatto, Elisabeth. Ma sono io, il Legendarius. Sto cercando Vincenzo. Non lo trovo. A presto. Sono nei pressi di salone e teatro. Vola uccellino! Ah, è dentro. Il teatro si è acceso. È eccomi! La battuta. Ecco giù. No, 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 ho fatto male l'uccello. Giù! Eccomi, ah, sei qui quindi. Bastardo. Sì. Hai visto una parte del palco? Ho visto. Vai Sam, è tutto tuo il palco. Vieni, è arrivato qualcun altro. Vieni qua, vieni qua. Goditi la scena, abbiamo trovato l'attore. Ah, vai. Vai, Sam.
Preparati. Salve a tutti, sono Elizabeth. Volete del tabacco? Posso mettervi delle sigarette? Weibo, ti ucciderò! Bravi, non ha mai detto questo, sarebbe ottimo, ottimo. Visto? Ci manca solo l'attore che interpreta Joker, il signor Grizzly, che non sì, lo vedo più. Sì, Grizzly, esatto. E poi abbiamo tutti. E poi abbiamo tutti. Sì. Sul palco con Grizzly. Sei troppo bravo. Veramente. Bravo, certo, ragazzi, ci siamo, bravo, certo. Ma c'è anche Sara. Orgo, rendendo orgoglioso. C'è anche Sara. Ciao. Bentornata. Grazie. Bene, allora ragazzi, io adesso devo fare una cosa. Vedere agli attori, ma ci sono altri attori. Non c'è solo Sara. Sara e Sam. Sam, ma vuoi far parte dello spettacolo, davvero? Sì, è felicissimo, guardalo. Ah sì, sembra felice. Allora farai, sono molto felice. Farai Elizabeth, ok? A quanto pare sì, è proprio il mio ruolo. Bene. Allora, vabbè, sono solo due attori, però vabbè, se arriva qualcuno, se arriva Francis, per esempio, magari possiamo... Sei veramente esatto, brava, complimenti! Ma scusa, adesso che non mancava solo la storia che entra per Zoo. Non ho capito che nulla, ripeti. Ma c'è Grizzly! Ha detto che mancava solo l'attore che interpreta Zoo. E se era Zoo che interpretava Vincent. Chi è Zoo? Zoo! Io, sì, manca nel senso che ce l'abbiamo e l'abbiamo scritturato, però non è oggi qui presente. Che non lo vediamo da un po', spero non sia morto di vecchiaia. E invece quello che interpreta Vincent c'è? Sì, è Francis, quello che balbetta. Ah, però okay, non c'è adesso, ecco. Però non c'è. Vabbè, in ogni caso, allora, io c'ho i copioni, ok? Esatto. Ascoltami anche tu, Sam. Certo. Ho i copioni dell'opera e ve li devo passare. Magari ve le posso passare adesso, così cominciate a imparare la vostra parte. Che ne sì, pensate? Certo. Li vado ad appendere sulla bacheca di Saint-Denis, eh? Vado e torno. Sì. Ma io metto lì. Mi vuoi accompagnare, Vincent? Si accompagno. Ok, torno tra poco e vado sulla bacheca, eh? Un attimo. Prego. Sollacciatevi provando. E cosa dobbiamo provare se non abbiamo il copione? Hai ragione, improvvisazione. Ovviamente. Sì, ovvio, hai ragione. Stai dicendo, capita. Che? Sono venuto ad assistere. Oh, ma lei è possibile? Non... Sì, però deve essere. Io ti ho studiato, Speed. Ci servono degli attori, non vuole essere attore. Non fa per me. Anche se lei ha una faccia molto d'attore. Lo so. Un vero duro con questa voce molto sexy. Grazie. No, beh, comunque non ho studiato il copione. Ma nessuno l'ha studiato, ancora lo devo proclamare. Vabbè, comunque, torniamo tra poco. Magari proviamo. Perfetto. Mi accomodo intanto. Si accomodi, arriviamo subito. Ah, oh, Vincent, finalmente si sta vedendo. Io sono arrivato, ho detto, ragazzi, sono troppo eccitato, cazzo! Che bello, andiamo. Io mi sono svegliato, sì, sono venuto... Aspetta, tengo sì, una cosa nel piede. Sì, vai, prenditela. Una bella danza. Vai. Un, due, tre. Oh, yeah. Un, due, tre. Un, due, tre. Basta. Andiamo. Sono troppo eccitato. Sì, un cappello nero. Sì, abbiamo vinto. Sì, lo siamo i reggici tutta la Tantenima. Sì, finalmente. Oddio, devo uscire come uno. Scappa. No, scappa. Non è successo assolutamente niente. Buona serata. Scusi, dov'è la bacheca di Saint-Denis? Come dire, scusi? Dov'è la bacheca? La bacheca? Credo che sia vicino ai signori deputi, credo. Ok, ci andiamo. Sì, dobbiamo trovare i deputi. Sì, ai sì, deputi, grazie mille, arrivederci ragazzi. Madonna, che cazzo mi ha preso. Comunque, sono andato lì al teatro e ho detto, ragazzi, adesso cazzo si scrive la storia e tutti si sono caricati. Ah sì? Sì. Aspetta, mi è arrivata una lettera a me. Certo. Ho trovato la mia sosia da grande, te la porto Eli. Oh chi no, è? Elizabeth mi ha detto che ha trovato la sua sosia.
Oh no, adesso dobbiamo licenziare Sam. Oh no, mi dispiacerà troppo. No, non licenziamolo, a me piace troppo che lui faccia Sam. Sì. Elizabeth. Poi no. Mi piace questa cosa inclusiva. Chi ha detto che gli attori devono essere uguali a quelli? L'importante è il carattere dell'attore. Ma sì, io l'ho sempre detto. Un maschio Vito? Può fare una femmina può fare un maschio. Bravo, bravo. Io non guardo le etnie. E cosa guardi? Nulla. Bravo, andiamo. Guarda, c'è ancora quel cavallo? No. Madonna, che paura. Chissà di chi era, che figura di merda abbiamo fatto. Non facciamolo mai più. Che cosa? Quello che abbiamo fatto prima. Eh sì, è stato un po'... Cioè, no, io reagisco sempre così alle belle notizie. Allora, adesso vado alla bacheca e metto tutto. Ho fame. Eh sì, ho fame. Dove ce l'ho? Ma scusate, ma ho fame. Che mi offende. Smetti di non mangiare. Ah, ok. Oddio, ne ho mangiati due. No, non volevo. C'è stato un lager. Che palle, ho perso due stufati. Smetti di spammare item. Offa. Vedi che succede a spammare item? Eh sì, ho capito. Il repertoire. Mi voglio imparare il francese. Non ho capito. Salve. Salve, salve. Salve, siete qui per le prove? In realtà eravamo qua per vedere, per guardare un po'. Ah, e tra un po' cominciamo, se Antiano. Ottimo, ottimo. Allora, intanto noi siamo qua di fianco. Certo. Verso che ora pensate di iniziare? Tra 5 minuti. Ottimo. Va bene, allora passiamo tra 5 minuti. Oh. Grazie. Ma lei non vuole recitare? No, 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 non fa per me. Va bene. Vado a mettere una cosa in bagaglio che arriviamo su. Sì. L'Antiano, ciao, Antissimo Ano. Ciao Milissima. Tra l'altro sì, anche lui c'è il banco. Oh, andiamo nello stesso porto. Mi sa di sì. È sempre imbarazzante vincendo questa cosa. Che uno dice ciao e poi camminano insieme. Esatto. Allora, questo fai la bacheca. Allora, esattamente. Me la metto, sì. Un attimo. Ti arrivi? Vuoi che ti prendi in braccio? Prendimi in braccio, sai. Aspetta, mettiti qui sul... sulla mia schiena, vai. Aspetta. Qua ci vorrebbe Freddy. Vero. Vai. Vai. Allora, aspettate che vado su Discord. E vado a mettere nella bacheca... il... Sei arrivato? È un attimo, aspetta, devo sono tanti plicchi. Sì. Vado a mettere la... l'opera teatrale. Sì! Cazzo! Andiamo a mettere... il... bacheca di... la devo cercare, ragazzi. Guarda qua, muscoletti piccolini. Bellissimo gatto. Grazie. Che succede? Copione per gli attori. Ecco qua, opera teatrale. Perfetto, l'ho messa. Bene, l'ho messa. Grazie. Sì, cazzo, Giuseppe sì. Guerrero. Guerrero è il nome di un supermercato vicino a casa mia. Grazie per i 13, Sant'Antonio, grazie mille. E noi salutiamo anche Antonio. Un mese più di un anno. Bene, ottimo. Forza ragazzi, dai cazzi, faccio di parlare di dono. Che stanno facendo? Che cosa? Che stanno facendo? Cosa abbiamo sentito? Ah, io vedo da Miseria. Guerrero, sì. Miseria. Dove si trova? È di Guerrero. Ma dove si trova? Non ho sentito portabile. Ecco. Chi c'è di sotto?
Oddio, sono andati via tutti. No, Zavos qua sopra. Oh. Ciao. Ma chi è lei? Ciao, Belu. Chi è lei? Io sono Yabu Yaguba Magakamisa. Chi è lei? Chi è lei? Ho capito. Io sono Joe, il proprietario. Ciao, Joe. Di che cosa? Dell'opera. Apogukas. Sono impaziente. Lei è impaziente, ok. Ma dove sono tutti? Scusami. È uno scherzo. Ma come? Due secondi, diciamo. Non è uno scherzo. Io sono venuto trovato solo queste due persone. Ce n'è uno? Non c'è nessuno. Aspetta, com'è possibile? Non ma so c'è se... altra gente. Ah, ecco, ce ne sono altri due lì sopra. Ciao, bello. Sì, che è un po' so problemi io che so. Senza luce non mi vedo. Però comunque caso non me lo fa sorridere perché poi un caso io piango, eh. No, non pianga, non si preoccupi. Grazie per le belle parole. No, mi servirebbe un fazzoletto. Ma quindi è lei che sta facendo audizione per teatro? Sì, io e Joe, il mio collega, quello che ha capelli bianchi, siamo gli scrittori. Grazie. E direttori dell'opera. Buonasera. Occhio che se non mi grida troppo la voce sgabba. Non si preoccupi, scendete pure. Non ci sono scali su questo balcone. Dietro di te, credo. Ci sono due porte. Attraversale. Come? Vai dritto. Ma sbatto con Badge. Metti le mani avanti. Aspetta. Sbatti con le mani. Come sei arrivato lì sopra? Per come fai a uscire? Non me lo ricordo più. Arrivo, ti diamo una mano. Grazie, capo. Prego. Prova a calarti da qua. Ma non ci sono scali, non te ne avvuto. Ma dove sono? Più due secondi ci ma sono. Ma non vado a cercare gli altri, un attimo. Vado a prendere il nostro amico. Ecco, signori. Elisabetta. Ciao! Ciao Elisabetta, quanto tempo? Ho trovato gli audizionanti. Davvero? Sì, e ho trovato la mia me, guardala. Salve. È proprio lì. Dove? Lei è cresciuta. Elisabetta è cresciuta. Lì. Buonasera. Buonasera. Ma lei... Hai visto Gio? Ma lei è uguale a Elisabeth. Yabu Yaguba Magagami Zapriya. Gio, ti presento la sorella Clemente. Ci siamo già conosciuti. Beh. Ah, sì, forse. Come si chiama? Non mi ricordo più. Clementine. Ah, Clementine. Certo che siamo conosciuti. Come stai tu? Io tutto a posto. Ma ti è venuta la barba bianca? Sai com'è, lavorando, facendo anche il vice sindaco, ci sono tante il cose. Il vice che? Sono vice sindaco io. Ma di che cazzo dici? Sì. Carriera. Ma te l'ho detto anche ieri, te l'ho detto. Non è vero, ieri non mi hai detto niente. Sì, te l'ho detto anche ieri. Non ci siamo nemmeno incontrati. Come, sì? Stavi sopra il tuo cavallo bianco e stavi inseguendo il treno. Non è vero. E ti ho detto di inseguire il treno. No, non mi ricordo di te. Ti ricordi che... Io non ho mai parlato col vice sindaco ieri. E io ti devo dare anche $100, ma non te li do più. Ah, sì, mi ricordo, però. Sì, no, allora sì, mi ricordo. No, sì, dopo sì, te li vengo a dare io, te li vengo a dare. Sì, allora. Grazie. Faremo anche pubblicità alla tua... nell'opera. Ah, cioè. Vai. L'opera ci sarà lo sponsor, insomma, vabbè, con la roba, grazie. Va bene. Andiamo. Quindi... Beh, direi che la ragazza si può sicuramente scritturare, facciamo un piccolo provino. Proviamo a provinarti. Non alzare più ecco le braccio, ok? Buonasera. Non alzare braccio, oh, vedo che è riuscito a scendere. Ho sentito qualcuno sì, che... Sì, mi ha aiutato il signore. Bene. Io. Mi ha aiutato lui. Non riesco a alzare poco cazzo le braccio. Ecco qua, eccolo, ce l'hai fatto. Sì, ci posso fare. Bravo. Bene. Ma signora, che cos'è? Un cane che mi hanno usaculo? Chi? Sentivo... No, lei è Clemental. Lui... Io non ciao, sono Clemental. No, Yabu, Yabu, no, Yabu, no, Yabu, no, no, lei la signorina con le frecce bionde è Clemental. Ma non è vero. Midei, bionda. Andiamo a vedere il teatro. Andiamo.
Ciao piccola Elisabeth, Yabu, vuole venire a vedere come teatro. Stai? Bellissimo quel teatro. Ci sei mancata. Che vuoi? Io fermo Vince, lo fermo, lo fermo. Prego, mi dovete un po' aiutare. Ma non mi trovo caro, no, basta, me ne vado. Scusami, non ne avevo riconosciuto, taglia la barba. Clementina. Lo avevo anche provinata, Elisabeth, ma davvero? No, ma non era Agatha, quella là mezza pazza. Questa qua era normale, forse era quella che ha accompagnato... Boh, non mi ricordo. Oh, con caso. Diventerà... Queste cose ci sono, queste svere. Dove diventerà tipo capo... Oh, caso, mo ho usato dito. Sono le sfere di luce. Oddio, ma lì sopra ci sono i miei amici. Buonasera. Ciao amici sul balcone. Buonasera. Lei è invece? Io? Sì. Matteo. Chi? Matteo. Matteo? Mm-mm. Sì, ma con la U. Vogliono fare l'audizione. Sì, con la U. Ah, ok, Matteo. Senti, ma vuoi fare anche tu l'audizione? Eh? Eh? Vuoi fare anche tu l'audizione? No. E allora che cazzo si sei da fare? Scendi subito da questo palco. Per fare audizione devo salire. Che vuoi tu? Per fare audizione devo salire sopra il palco. Certo, se vuoi fare l'audizione sì. E come faccio? A fare che? A salire. Aspetta caro mio, in che senso come fai a salire? E c'ho paura dell'altezza. Hai paura dell'altezza, ma è un metro, che altezza è? Non è grande, vai, vai. Fatti coraggio. Piccole, allora, prendo rincorso. Sì, prendi rincorso. Non è peggio con la rincorsa. Ecco, non si può spaccare niente, però. Sembra, scusi, cosa, sembra rotto... cosa facile, vediamo. Vai, vai, vai. Vai, provaci. Beh, dai, è andata bene. Più o meno, sì. Yabu, gli infortuni li paghi poi dopo giù. Tutto a posto, Yabu. Ma spazio, sto baciando, sto baciando un po' di non pago niente. Privacy, donna mia, Vince. Sì? Senti, okay, è venuto... Tutto bene, Gabu. Come si chiama quello che parla? Signor! Che c'è lui, signor? C'è un sacco di... Chi? Che è successo? Gabu, dimmi. Dove abita? Non ho capito ciò che hai detto qualcosa. Dai, che no, ho detto tu dopo li paghi gli infortuni. No, io non pago niente. Ah, ok. Ma comunque, che cosa di tu e Vince che non vi ricordate le cose? Avete preso una botta in testa? Sì, ma cosa dobbiamo fare? Adesso non che abbiamo troppe cose da pensare. Ok. Va bene, vi voglio bene comunque. Avete capito? La signorina Sara è arrivata? Sì, prima c'era, ma l'ho persa. Ce n'è andata. Ah, Sandini. Com'è? Come mai? Ah. Non lo so, dove è scomparsa? Vabbè, poi tu. Tornerà. Sì. Mancano due persone all'appello, il signor Gridley. Sopra, esatto. Che ha impegni. Ah. E come si chiama quell'altro? Francis. Francis. Francis Beckham. Francis è quello che fa. Ma come faccio a sedermi? Freddy sta arrivando. Ma quindi dobbiamo fare la visione o devo ballare? Sì, ma devi abbassare la voce però, perché ti sentiamo. Un attimo, un attimo. Adesso arriviamo, Yama. Il suo ballo do cavallo, mico ballo. Sto dicendo? Dicevi? Allora, dicevi? Quello signor pulisco signor sta arrivando. Sì, Freddy. Grigi non può... Anche io pulisco signora. Grigi non può arrivare. E l'altro, come si chiama? Francis Bacon. Sì. Cioè, questa sera non può. Okay. No. Ok. Va bene. Okay. Quindi, vabbè, tanto Francis ci vediamo ogni giorno con lui. Sì. Ok. Sì. Bene. E poi se vuoi, insomma, ho portato altri tre amici. Se Poco caso, come sta facendo a ballare? Sì. Li potete reclutare. Insomma. Perfetto. Va bene. Elisabeth, abbiamo trovato la persona adatta che farà te. Sì, ha portato lei. Sì, tra l'altro anche effettivamente. Risatto. Adesso lo vediamo il sogno di Sam. Muscoletto blocca muscolo. Che Sam? Che cazzo stanno dicendo? È perché volevamo dare la parte di Elisabeth a Sam. Ma Sam è... balla. Però se n'è andato, pensa che ci ha preso per il culo. È un uomo. E che fa? Sì, e che fa? È grande. E vabbè, si abbassa.
è molto diverso da me, ma molto. Ma non devono essere fermare su queste cose. Mettiamo una parrucca bionda, li facciamo le treccine o quarantesse. Vabbè, vedete voi, non lo so. Sì, però effettivamente la signorina Simmental forse è meglio. Sì, sì, diciamo questo. Vabbè, nel frattempo direi... No, Simmental, giusto? Sì, nel frattempo direi di far recitare chi c'è. Sì. Guarda quanta gente arriva. Allora, signori. Oddio, quanta gente c'è là fuori. Abbiamo portato Elizabeth, signore. No. Porco cazzo, che bello vestito. Signore, mi ricorda mio vestito di Ganna. Porco cazzo, come mi ha collana. Fratello, ciao fratello. Porca puttana. Ecco, l'incontro critico, questo incontro. Dicidete, ma tu chi sei? Ammazza, andiamo anche fin troppo attori. L'incontro tra Sam e Abbo. Questo è la nigeriana. Lo so, però la si posso credere l'incontro mitico tra i due grandi, veramente onorato veramente. Ecco perché erano scomparsi. Devo risalire. Tocca trovare nuove parti, no? Siamo troppi. Non posso riscrivere tutto. Dobbiamo scegliere chi verrà, anche perché poi magari c'è bisogno anche di una sostituzione. Vi posso dire qualche battuto? Sì. Allora, intanto deve Sam, gli attori Sam, salgano sul palco, Sam, per favore. Sam. Vado. Oh, aspetta, scusami. Bravo. E che cazzo, di nuovo. Ragazzina, sarei fiera di me. Sì. Vai, Sam. Bravissimo. Bravo. Ma chi è? E gli attori e gli aspiranti attori salgano sul palco, per favore, tutti quanti. Ma non sappiamo cosa dobbiamo fare. È un attimo, ve lo spiego. Ma devo salire tutto. Da qua, non c'è un altro posto dove si può salire? Ma lei è un'attrice. Dietro. Non lo so, uguali. Tal, sì. Sono venuta per l'audizione, però non so, c'è una parte, devo fare una parte, sì, non lo so. Sì, adesso ci spieghiamo tutto. Ma devo salire da qua davanti? Salta dove preferisce. Davanti, da dietro. Una bottiglia infatti, sto cercando la scala che mi fa. Non c'è la scala. Anche io prima cercavo scala per sedere, c'è il signore quello con Ben che mi aiuta. Che ottimo, mi piace. Mi darei una mano, ma sono una bambina. Ok, ci sono salita. Grazie mille. Bene, signori, siete tutti. Mettetevi, per formate una fila. Dov'è Sara? Ascoltami. Dov'è Sara? Aspetta, mettetevi in linea, come i soldati. Eccola, non la vedevo. Se così è verticale. Davanti. Messo qua, così vede meglio. Vabbè, perfetto, bevo nell'acqua. Ma così la luce non risalta dei miei muscoli, così meglio. Non ho capito. La luce non risalta a muscolo. Non ci servono così muscoli. Sì. L'unico muscolo che serve a teatro è il diaframma, basta. Ah, io quello penso di... Aspetta, così, dove sta diaframma? Cos'era il diaframma? Poco caso, penso diaframma. No, ce l'hai dentro, non si vede. Bravi, allora, siete solo quei quattro, quindi non siete tanti, va bene. Ma tu dici dentro pantalone? No, non è quello non è un muscolo, va bene. Ok, come non è un muscolo? Io alzo sacchi. Vince, ti vogliamo aspettare Freddy, che dici? Sì. Dici che sta arrivando? Sì, secondo me arriva, lì si mette... Adesso gli scrivo un piccione, arrivo. Allora, ragazzi, un po' di pazienza, dai, dobbiamo aspettare questo altro attore. Falli presentare, sì. Tipo, Sofia. Sono Elizabeth, ho 10 anni, vengo da... Allora, le bambine devono stare zitte, ok? Mi è venuta un'idea, perché non vi presentate? Va bene, una alla volta. Io non mi chiamo Yakuba Magagamisa, vengo dalla tribù di Yangungungunungun, in serio. Però salite sul palco, signorina, perché è scesa? Che lo so, lo vedevo là su, hanno solo lì dietro. Sono là dietro. Ah, ma quindi devo fare entrata di scena? No, parlando, non dovete entrare, state fermi, mannaggia la miseria. State su una linea. Presentatevi da sinistra verso destra, iniziano prima le donne. Prima lei, signorina. Prego, si presenti un attimo, dica da dove vieni, cosa fa, che cazzo vuole, insomma, tutte quelle cose là. Io. La sinistra, la mia sinistra. La sua sinistra, Sara. Io sono Sofia, sinistra, la sua sinistra. Quella sua destra, porco troio. Sì. Allora, io sono Sara.
sono Sara, lavora al Rent di Rose. Da quando non beve? Salun. Per favore, silenzio mentre parlano gli altri. Ok. E basta. Come? Vuoi ripetere tutto? Sono Sara? Sì. Devo dire anche quanti anni ho. Certo, se vuole. Ho 19 anni. Ok. E lavoro al saloon di Rhodes. Okay. E basta. Brava. Brava. Brava, brava, brava Sara. Prego. Grazie, grazie. Salve, salve, sono Sam. Ho circa 30 anni, sì. Siamo peggio di cast di qui per fare la parte di Elisa. Penso, sono molto contento di far parte di questo spettacolo. Ciao Massa. Ma voi conoscete già de scrittura? Mi sono proposto per questa parte io. Bene. Aggiungerei che sei perfetto. Sì, sei anche già vestito, ottimo, bravo. Non c'era bisogno di vestirsi stasera, comunque se vi sentite a disagio, non vi preoccupate. Tu mi sento bene a disagio con questa tunica. No, infatti tu sei l'ultimo che deve sentirsi a disagio. Ma prego. Stai con pezzi all'aria. Mi chiamo Yabu Yakuma Magakamis, vengo da Niseru, da tribù di Ariangu. Scusami, ti chiami Yabu? Yabu Yakuma Magakamis, vengo da Niseru, dalla tribù degli Angungungurungu. Ok, Yabu Kamano, parliamo di camisa. Yabu Yakuma Magakamis, vengo dalla tribù degli Angungungurungu. E che ci fai qui? Poco caso, questa è mia presentazione, Io sono stato zitto di vostro. Stai calmo, per favore. Il bimbo si è impossessato di lui. Stia calmo, signor Yabu Magakamis, manito carissimo, stai pensando calmo. Dobbiamo trovare Yabu, un nome d'arte, perché è complicato. Lo chiameremo Yabu. Grazie. Ok, Yabu, non ho capito, che ci fai qui a Sunday Nice? Praticamente io sono non lo so, il treno mi si è fermato qua, se si fermava un'altra parte, se mi trovavo un'altra parte. Cos'è? Sei un vagabondo. Cos'è essere? È una persona che vaga, abbonda e abbonda. Poco caso abbondare abbondo tanto, Va bene, passiamo dopo, vai, andiamo alla signorina. Grazie. Io sono Sofia Deiana, origine italiana, ho 31 anni. Sì. Lavoro all'armeria di Rose. Sì. La mia professione è armaiola. Ma sa sparare lei? Certo. Ok, ci potrebbe servire perché la scena finale di quest'opera bisogna sparare, però bisogna sparare a salve, insomma. Ci serviranno delle armi che non fanno male. Che fanno solo rumore. Ah, ok, va bene. Ecco, beh. Giusto. E poi appunto, c'è anche la mia amica Clementine lì su, che non vuole scendere. Ah, un applauso a Clementine. Vai Clementine. Clementine. Si nasconde Clementine. Si vergogna. Va bene, allora, come avete visto sulla bacheca di Saint Denis? Ha detto Bocassissimo. Sulla bacheca di Saint Denis, statemi a sentire. Non l'ho ancora vista. Si trova il copione, ok. Ok. Bene. Quindi, il copione avrà dentro le varie parti consegnate al personaggio che dovrà recitare, ok? Quindi, quello che dovete fare è aprire il copione, confermarmi che l'avete un attimo letto, e poi recitare. Adesso siete solo in quattro, ok? Però tra un po' dovrebbe arrivare anche un altro personaggio e saremo quasi tutti, insomma. Al massimo facciamo salire Vincent a recitare qualche parte, insomma, o qualcuno qui del pubblico, insomma, se vuole recitare. Ok, non è difficile, ok? Confermatemi, insomma, solo che avete letto il copione. Io l'ho letto. Okay. Sì. Io non sapevo dell'esistenza. Bene, adesso lo sai. Vado subito a bacheca. Bravo. Ci sono... Sì. Ma c'è... Io? Vai. Devo andare a bacheca, no? Sì, vai. Sì, vai a prendere un foglio. Mi devi portare un po' di tozzabancone. Bene. Forse non tornerà. Ragazzi. Sì? Non so com'è una bacheca. Beh, giusto. Vieni, ti accompagno io. Grazie, Gabù. Grazie, Vince.
Bene. Gli altri hanno preso già il foglio della bacheca prima? Sì. Bene. Mi confermate tutti, anche tu, Sam? Sì. Perché se sei, sai, Elisabetta grande. Che cosa? Non scende lì su. Cosa? Che scuola? Grande, non scende. Candelotto. E Clement che dovrebbe fare, Elisabetta è grande, è giusto a lei. Ah, ok, sì, ma dov'è la ragazza? Scusa, c'era un'altra ragazza. Sì, sì, si è nascosta lì su, dove c'è il governatore. Ma non eri tu che dovevi partecipare? Sì, posso fare Elisabetta grande, ma c'era Clementine che è uguale a Elisabetta. Ah, ok, dov'è Clementine? Mi vuole rubare la scena. Sta su, vicino al governatore, è nascosta. Ma vogliamo Sam. Clementine. Sam, potresti anche fare un'altra parte, magari. Già, ma e lui è perfetto. Sì, Sam si ritrova perfettamente nella scena. Ma a parte che era l'unica disponibile, quindi ero, diciamo così. Però devi essere onorato di fare la mia parte. Assolutamente, guarda, sì, ragazzi. Guarda qui. Quasi si sta bruciando i capelli per tenere quella candela. Esatto. Sì, mi fa male il braccio. Vediamo cosa succede. Non so come fai tu. Torno subito. Leggete... non bruciarmi intanto, i miei capelli. Leggetevi il copione, scegliete un personaggio. Adesso non ha importanza chi scegliete. Ma lo devo scegliere io il personaggio? Sì, sceglietelo voi a vostro piacimento. Non è importante per ora, è soltanto un test. Torno subito. Okay. Salve, posso passare? Certo. Candelotto. Clementine. Oh, no. Sì, sarò io. Che problema hai? No, mi hanno portato qui contro la mia volontà. Dai, ti prego, Clementine. Ti do 50 dollari. Dottore, vero? Okay. Come sta, dottore? Ma cos'è che dovrei fare? Imparare a memoria qualcosa? Devi leggere. No, adesso non devi impararlo, devi soltanto leggerlo. Il copione puoi averlo in mano adesso. Non c'è un problema. Okay. Vai su quel palco e spacca il culo a tutti quanti. Vai, Clementine. Scegli tu il personaggio che vuoi interpretare, non c'è problema. Io sono qui per il governatore. Che mi ha invitato. Vai. È andato via con Vincent. Vai sul palco. Vado. Ma lei è il signor Grizzly? No. Come si chiama? No, è il dottore di San Diego. È la poca luce che non aiuta. Come la visuale? No, ok. Non vedo nulla. Salve, Sofia. Ciao Bill. Ho visto il dottore? Sono sempre io. Ma il sindaco. Ma chiamami Luca. Sì, mi scusi. Avete un bicchierino d'acqua? Ciao, no, certo che ci ricordiamo forse di la te. Signorina. Il signore mi ha mostrato come hai detto che si chiama? Copione. No, dove ho preso il copione? Bacheca. Che mi ha detto che è un tavolo che sta in verticale senza gambe in piedi. Un tavolo che sta in verticale senza gambe in piedi, sì. Come mi ha detto lui. Sì, è quella. C'è andato. Okay, sì, sono i fori. Buonati, grazie Cesare. Dai, così. Va bene, sì. Ma mi stai stressando, vai dentro, dai. Subito, capo. Madonna, che stress quel ragazzo. Vai pure tu, dai. Ma dove cazzo sta quello che deve... Sta arrivando, Freddy. Grazie, Cesare. Cesare, Bill... No, ci siamo dimenticati di te. Freddy sta arrivando, mi ha scritto. Aspetta che ti leggo. Buonasera. Vai, buonasera. Salve. Buonasera. C'è già qualcuno in sala? Sì, sicuramente... Sì. Allora mi accomodo. Mi ha scritto. Ci sarà bisogno di attori, perché qualcuno ci lascerà, sicuramente. Io a ribare, mi svigliato mo, lì dentro capanna, Wimmo. In una capanna. Sì, ieri siamo addormentati in una capanna. Vivissimi, grazie. Ah, ok, avete fatto bene. Sì. Bene. Ieri ci stavano per picchiare a Valentine, tra l'altro. Beh, quale novità? Sì, perché mi hanno detto che è una merda, però non mi ricordo che davanti a me c'erano 1000 persone. 1000? Ma c'era anche il No, sergente. Solo una. No, non te lo vedo più il sergente a cui piace la foca. Non spero sia morto. Ma perché? Lui poteva essere te, cazzo. Io potevo essere lui. Andiamo. Vuoi diventare sergente? Voglio diventare leggendario, lo sai. Tu lo sei già dentro te stesso, piccolo patatino. Vorrei darti un cazzotto per questa cosa che hai detto.
Che cosa sta succedendo? Non lo so, l'abbiamo lasciato da solo. Bello. Chi mi chiama? Di che sogno il giorno di due. Bene, bene, bene. Mi sentite? Sì. Bene. Zigabu. Sì. Ah, prima allora di cominciare ho bisogno di bicchiere d'acqua che su gola secca. Qualcuno faccia bene quest'uomo. Il signore si sta divertendo qui e vuole andare lei a recitare. No, era solo non ridere. Abbiamo nemmeno cominciato il spettacolo. Io. Non ride più, non ride più. Vieni. Idea allora. Zigabu. Prego. La temendo. Allora. Ti ha finito? Ok. Allora, gli attori sul palco, per favore. Ottimo salto. Non mi fate impazzire. Mo' arriva Freddy. Ah, no, vabbè, iniziamo, iniziamo. Rientra sì, sempre peggio, esatto. Sì, bravo, bravo, bravi, sì, andiamo. Allora, avete tutti il copione? Sì. Bene. E aspetta se non lo bagno. Sì. Avete, scegliete tutti un personaggio e ditemelo. Cioè. E io faccio Sibyl. Ok. Poi... Sam, e io faccio io faccio giù. Perfetto. Ok. Bene, poi Sam fa Elizabeth. Ok. E Yabubu che fa, signore? Giù. Su, su. E Club, se tocca fare, tocca fare Vincent. Su. Si faccia giù. Giù. Provi a leggere giù la pagina successiva del libro. Clementine. Sì, sarò io. Sì, lo so. La sai fare la mia voce? Basta che fischi ogni tanto. Basta che fischio. Bravissimo, bravissimo. Si sente? Deve fare perfetto. Allora deve fare così. Salve. Fischio. Così, giusto? Così, vedi? Allora vada lei a fare allora, scusi se vuole fare. No, sì, scusi. No, lascio pure il posto. Oh, ma... Allora io non posso perché sono alcolizzato. Ah, mi scusi. Ma lo siamo un po' tutti, cosa sente? Venga su. Mi scusi, molto, non volevo, non volevo. Sì, ma infatti adesso sono ubriaco, eh. Ah, si vede. Ecco. Quando non eri ubriaco, ho dato un pugno, no. Allora, siamo pronti, perfetto, allora. Se, ovviamente non avete imparato la parte a memoria, non mi aspetto che la sapete a memoria, quindi... No. Leggete tutto, ok? Leggete tranquillamente, prendetevi i vostri tempi. Bravo, il consiglio che vi do, non... Buttate la battuta va assaporata, letta con passione e soprattutto dovete dare il tempo che vi richiede, insomma non affrettatevi a dire la battuta, aspettate, assaporate la pausa, ok? Bene, iniziamo. Concentriamoci a fare i seri, grazie. Brava Elizabeth, sei un ottimo aiuto regista, bravo. Allora, iniziamo subito, che vi spiego un attimo qual è la scena, ok? Elizabeth, io faccio il narratore? Ok, fai il narratore, dai. Mi metto qui sotto, così. Devi dire soltanto quello dove iniziare la scena e raccontarlo, ok? Sì. Ok, vai. Prego. Vincent. Aspettiamo sì. Vincent. Prego. No, è che tengo il copione tutto accartocciato nelle tasche, un attimo. Ah, ok, allora aspettiamo. Si è bagnato, Vincent. C'è un pisciato adesso su. Adesso Vincent leggerà l'inizio dell'atto e poi voi dovete recitare il vostro personaggio, ok? Ok, capo. Dove manca il personaggio non lo leggete. Passate a quello dopo. Anzi, no, qualcuno deve dare la battuta di Lucky, scusate. Vai, fai Lucky, Elisabetta, sei perfetta. Fai Lucky. Vai. Perché proprio io? Vai! Mi sta sulle palle! Ciao bimba! Oddio, che orrore, che orrore! Perfetto, prendi il copione anche tu, Elizabeth. Tu fai Lucky. Giù. Sì. Io devo leggere scena, un vecchio saloon. Sì, sì, sì. Ah, ok, grazie. Vai. Siete pronti? Via. Ecco, atto 1. Ecco, ci siamo quasi. Un vecchio saloon nel cuore di Saint-Denis
tavoli sparsi, un bancone, una piccola area per gli spettacoli. Gio Petrosino La Grasta, un uomo giovane con un'aria burbera, è seduto a un tavolo con un libro in mano. Vincent Primo Ringhieda, che sono io, con un travestimento da cowboy, fischia in modo inascoltabile. Elizabeth, una bambina con una candela in mano, osserva la scena incuriosita. Sibyl, una donna colta, sta servendo al bancone. Lucky, un ragazzo giovane, pulisce il pavimento. Dobbiamo cominciare? Sì! Queste scene di Sadini sono più complicate di quanto pensassi. Eppure, Joe, c'è qualcosa di vero. T'ho sentito storie su quel Wim, un lupo, uno spirito. Brava. Chi può dirlo? Charvera. Ma falso. Romagnolo. Ma che non lupo. Chissà. Bellissimo. Mio zio Rocco diceva sempre che le leggende hanno sempre un fondo di verità. Madonna mia, Elizabeth, che paura, poco caso. E io posso confermare. Wimmo non è solo una leggenda, è uno spirito antico, malvagio, che si dice abbia infestato queste terre per secoli. Loki? Elizabeth? Forse tu no, ma noi altri, continua a spazzare. E niente. Sibyl, dammi un latte servito nel cappello. Un cappellazzo in arrivo, signor La Grasta. Basta. Dobbiamo unire le forze. Wimbo è una minaccia per tutti. E io anche se ero solo un... Come si dice? Bibliotecario. Bibliotecario. Non posso ignorare questo pericolo. Anche perché, scusate se poco, sono una leggenda. Ricordatevelo. So, è una leggenda. Un rumore si sente fuori dal saloon. Tutti si girano verso la porta. Tutti fuori dallo saloon. La luna è cipposa. Bravi, bravi. Bravi, 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 molto bravi. Bravi. A parte Elizabeth che non ha parlato, bravi tutti. Oh, sì, ho parlato, ma sì, parlavo sì. Piano. Ah, sono sì, la voce piccolina, la voce piccolina, ci sta. Va bene. Manca Wimmo. Mancherebbe Wimmo. Ma è finito? No, questo è solo il primo atto. Ci sono tre atti. Eccolo! Bravissimo. Eccolo, è arrivato! È comparso! Che credo? Oh, se sta arrivando! È arrivato! Oh, oh, sì, è sto morendo. Wimmo. Bravo, Wimmo, vieni qua, dove vai? Io è finito, signor. Ditta battuta, finito. Tra l'altro, sei arrivato proprio nel momento in cui dovevi dire la battuta. Sali, sali. Sì, ma Wimmo deve essere un lupo, però... Vabbè, ma non lui è... Questo non è un porco. Ma non è travestito, lui è vestito così normalmente. Ma se... Ok. Scusa. Io mi vestirei, devi salire, signore. Sì, sali, sali, sì, facciamo sì. Il secondo atto. Sali, sali, vai. Vieni, capo, dammi il posto. Allora, vi presento Freddy. Lui farà Wimmo nella prossima scena, quindi abbiamo anche l'altro personaggio, siamo tutti. C'è perfetto. Paura. Quindi ragazzi, secondo atto. Urla! Mi raccomando, se lo volete sì. Leggere un attimo prima di affrontarlo, altrimenti pian piano con i vostri tempi, con le pause giuste, non abbiate fretta di dire la battuta, mi raccomando, Elizabeth, parla ad alta voce. Sì. Dite le battute. Siete pronti? Parte signor Vincent sì. Con narrazione. Sì. Atto 2. Fuori dal saloon, la vera banda della Mannara, guidata da Wimmo, un'entità spettrale minacciosa, si avvicina alla città. E Wimmo è la tua battuta. Ah, ma Wimmo ce l'ha il copione. Ce l'ha il copione, Wimmo. Aspettare. Oh, cazzo, scusate, non ha preso il copione. È solo la bacheca di Santeri, l'avevi preso. Sì. Okay. Finalmente sembri di spesare mia. Wimmo, e il tuo regno di Toronto se ti finisse qua. Non ho capito che hai detto. Non è importante, devi dire la tua battuta. Non devi capire quello.
Spredista bambina, ragazza mulo, nome Milo, bicchio travestito, perché rede, signori? Bibro de cario, merda vecchio contro me, siete paredeci. Già, il mio sono figlio, forse puoi indebolirlo. Vincent, fai quello che devi fare, io cercherò di evocare uno spirito per aiutarsi. E io ho più potere di quattro pezzi, Wimbo. Io sono la piccola Elizabeth. Ciao, cos'è Wimbo? Vincent inizia a fischiare con un suono orribile per gli umani e fastidiosi per Wimbo. Sibyl inizia un incantesimo. Mai sì, incantesimo. Mentre Elizabeth si concentra sulla sua candela che inizia a brillare intensamente. Ragazzi, non mi fate male, per favore. È l'incantesimo. Scusate. Elizabeth si concentra sulla sua candela che inizia a brillare intensamente. Vai, Wimbo. Oh, si sprade Drandor. Mi pare male questa cosa. Questa è per Sandeni, la città che mi ama. Ricordatevi di me, sono il leggendario. Luce della candela, la brilla e brucia l'oscurità. La luce della candela di Elizabeth divenne accecante. Il fischio di Vincent raggiunge il suo apice e l'incantesimo e l'invocare di Vergisibil comincia a fare effetto grazie all'unione dei loro poteri. Wimbo è sparito, zio Gio! Atto 3. Un sentiero nel bosco. La sera successiva, la banda è in cammino cercando di scoprire l'origine del potere di Wimbo. Secondo le mie ricerche, dovrebbe esserci una vecchia miniera qui vicino. Potrebbe essere la fonte del potere di Wimbo? Questo posto mi dà i brividi. Sembra che ogni albero nasconda un segreto, cazzo. Dobbiamo stare attenti. Gli spiriti qui sono inquieti. Sono spingi. Io sento qualcosa, come se ci stessero osservando. Zio Gio, devo fare la cacca, torniamo a casa! Improvvisamente un gruppo di lupi mannari apparve circondando la banda. Insieme a lui c'era Wimbo. Pensavate veramente di poter sconfiggere me? Chi è quello? Sono Wimbo, Bredino. La banda si prepara per un altro scontro. Tirano tutti fuori le pistole e cominciano a spararsi. Il tuo tempo è finito. Inizia la battaglia epica tra la banda e Wimbo. Alla fine Wimbo viene di finalmente niente sconfitto. Dopo vari minuti di sparatoria Wimbo si accascia e muore tra le urla di gioia di tutti. Torniamo nel saloon. L'atmosfera è festosa. La gente del paese celebra la sconfitta di Wimbo. A noi, la strana panda che ha salvato San Denizio. Due volte. Grazie a me soprattutto. E a Topascio, il cavallo più sexy del West. Che per fortuna non ha dovuto fare nulla. Forse non sei così inutile, Lucky, dopo tutto. E tu non sei così debole come pensavo. Pensavi fossi debole, ma adesso ti infilo la candela nel culo. Abbiamo vinto una battaglia, ma chissà quali altre leggende ci aspetteranno. Bravissimi! Bello! Come veder nascere tutti i figli. Poco cazzo, che muscolo. Bravi.
Bravissimi! E siete stati molto bravi, bravi. Grazie, grazie. E vai! Sì! Festeggiate! Chi lo prende? Chi lo prende questo bacio? Ottimo, ottimo. Bravi ragazzi, sì, vi siete comportati molto bene. Unico appunto, perfetto, ecco, sì, è che dovreste curare anche un po' il movimento sul palco. Siete stati immobili completamente, però un po' alla volta. Però siete stati molto bravi, complimenti per le voci, per le... tutto quanto. Sì, avete anche fatto quella cosa finale dove vi siete interrotti, bravi. Bravi, grazie, anche grazie, la sparatoria, bravi. È come essere lì, essere stati lì. Sì, di nuovo. Mi viene un buon viaggio, scusate, perché è la mia storia, questo. È vero, è come vedere un figlio nascere, però uno, due, tre, cinque, sei volte. Esatto. Perché sì, siete sul palco, bravi ragazzi, io direi di confermare i ruoli allora. Bene, bravi, bravi ragazzi, bravi. O no? Sì, 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 sì. Sì. Bene. Bene ragazzi, vogliamo... Allora, se vi è piaciuto fare questa cosa, risentiamoci e possiamo fare un'altra prova e poi faremo più spettacoli, così tutti verranno a vedervi e... Dobbiamo essere perfetti, ok? Dobbiamo essere perfetti, dobbiamo assolutamente, certo. Al dettaglio dobbiamo fare bella figura, quindi... Però partiamo da una base molto forte, molto solida. Mi è piaciuto, bravi. Grazie Gabù. Bravi tutti colleghi. Bravi tutti, colleghi, fatevi un applauso a voi. Cosa pensa il pubblico? Adesso poi, vieni, ti prendo io. Scendi, tranquillo. Ah, Dio santo. Veramente bellissimo. Vedi, tranquillo, ti ho preso, ti sento male. Sta male. Perfetto. Non mi l'avete fermato. Tutto bene. Allora, che ne pensi del pubblico invece qui? Ciao boia. Avete visto quanto... Aspetta, devo andare. Veramente famosissimo adesso. Avete visto che casino? Aspettate che mi allontano un attimo. La stessa di Eli in casa potrebbe annunciare gli spot. Qui su due posti. Oddio, Wimbo. E signora? Che prugioni. Signore, grazie, può dire bimmi a sordi? Per favore, adesso vi do io rifatto tutto. Dove è stata la... Ma non hai pulito niente ancora. Clementine. Come i soldi? Dove dire che pulito, signore? Pulisci il palco, sopra il palco. Avete quali soldi, però, signore? Soldi? Io di Pippo, sì, alla fine ci saranno dei soldi. Ah no, pensavo che fossero per le prove. No, no, alla fine dello spettacolo, Sara. Cosa penso di questo spettacolo? Sono andata bene come Sibillo. Sì, la... era perfetto. Pensavo che facevi schifo, invece signori. No. Ma come? Pensavo che fosse schifo. Vabbè, era per una pensione. Però non fai schifo, no. Dottor Bell. Cosa ne pensa di questo spettacolo, signore? Ma sono rimasta male. Come pensavo facessi schifo? No, sto scherzando. Ma è bravissimo, dice... Sara. Sì, ma ha detto che... Sara, sei la prima che avevano scelto, sì, voglio. Sì, 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 no, stavo scherzando, Sara, sei stata molto brava, anzi, per Sibyl sei perfetta, poi tra l'altro, Sibyl, tu confermi? Sì. Vedi. Grazie, grazie. Salve. Complimentoni. Complimenti. Veramente buono. Grazie, Vincente. Mi sono sentito parte di una storia. Sì, mi sono sentito coinvolto. Bene, bene, allora ha funzionato. Sicuramente a noi piace raccontare storie ed è bello che si raccontino storie così. Molto bello. Comunque, vi direi che sicuramente siete invitati anche alla prima, quando ci sarà per lo spettacolo. Bene, poi saremo ancora più forti, potenti e bravi. Quindi... Non mi ero reso conto che ero ci sarebbe. Studierò il copia alla memoria. Assolutamente. Preparatissima. Tu conosci qualcuno che... salve. Intanto voi mi sta pulendo. Ho bisogno veramente di cibo. Che sono okay. Sì. Chiedi al signore delle poste di darti un piccione. Esco un attimo fuori. Dove, signore? Poco caso, mi danno una donna. Signore? Ho detto esco un attimo fuori. No, e dopo io mi da mia sordi, por favore? Sì, ma sto fuori, non vado via, fuori al teatro. Ah, babbini. Io? Ciao. Comunque, dicevo, vi chiedevo anche voi feedback.
Le è piaciuto? Salve, governatore. I miei più sentiti complimenti. È piaciuto allo spettacolo, nelle prove, però queste sono le prove. Beh, chiaro, sono le prove, è normale. Arrivederci, arrivederci, governatore. Arrivederci. Vivissimi complimenti davvero. Dalla loggia in cima, in alto, si vedeva uno spettacolo clamoroso. Non vedo l'ora di vedere la vera rappresentazione teatrale. Sì, Donato, è bellissimo il palco, è fantastico. È perfetto. Bene, anche il dietro le quinte è abbastanza ospitale. Sì, assolutamente. Gli attori possono entrare e uscire dalla scena. Perfetto, perfetto. Bene. Io sono contento che le è piaciuto. Ma mi dica che questa rappresentazione lei, venga fatta a Natale. Ma magari possiamo farla anche a Natale, perché no? Perché no? Ma credo che ci sbrigheremo nei prossimi giorni a fare la prima. È chiaro, buono. Chiaro. Ho delle raccomandazioni, Gio. Sì, mi dica tutto. I biglietti metteteli in prevendita. Sì. E per ogni spettacolo non dovete superare il limite di 25, massimo 30 ospiti seduti e paganti. Ok, ok. Ma io pensavo di non far pagare il biglietto, oppure dare tutti per efficienza. Va benissimo lo stesso, ma l'importante è non superare il limite di 25, massimo 30 spettatori seduti. Bene, ottimo, sì. Mi pare giusto, sono d'accordo. Già, si potrebbe creare un vero casino per lo spettacolo, capisci? Sì, sì, infatti, cercheremo di farne magari più volte. Il suggerimento, la verifica di che nessuno porti le armi. Ah, ok, però questo mi sa che dobbiamo coinvolgere i deputy. Signore, lei può fare qualcosa, ecco, questa gestione qua non la so fare. Certo, metterò una selezione all'ingresso, dei deputy all'entrata. Ok, grazie. Quanti guardi a quella? Ovviamente vi devo dire che purtroppo ci saranno armi sul palco, perché c'è una sparatoria, una scena di sparatoria. Ah, vabbè, ma caricate le sale e le cartucce. Esatto, carichiamo a sale. Ciao Lek, c'è potenziale, bellissimo, sì, no, ragazzi, è fantastico. La sua imperfezione... Esatto, mamma mia, ma quante battute fa? Ma tu sei bravissimo. Bene, bene. Allora, se sono concluse qui le prime audizioni, io tornerò in discorso. Vabbè, ragazzi, ciao, spilungone, ciao, bello. Arrivederci, arrivederci. Scusate, sempre problema con la pide bolla. La mega bolla. L'episodio speciale di Natale. Facciamo la puntata di Natale. Se avrà ancora tempo per piove? Per fare qualche chiacchiere. Eccomi. Portami al dottore, per favore. Andiamo. Grazie. Allora. Joe, ce l'abbiamo fatta. È stato fantastico. Quanto è stato bello vedere, ma poi che scoperta è stato? Yaba yaba kabasho shababa jesus. Sì, ma era un pazzo. Quello era Sibyls? E pensare chi? Sì, era Sibyls. Pensate, e io non ci davo un dollaro. Esatto, neanche salve, io. Doc. Salve. Oppela. Non è che mi può dare una controllata un attimo alla testa? Signore, prego, entri dentro la clinica, chieda al dottore qui che c'è il servizio, io non sono in servizio. Mi scusi. Ma di che, signore, non si preoccupi. Valerio! Buonasera. Ah, signor Vincent! Uè. Abbiamo fatto la prima prova ufficiale per il teatro. Me l'ha appena detto Sibyl. Abbiamo tutti gli attori, tu non hai idea, no, Valerio. No, tutti cazzi dritti! Mi ha detto Sibyl che avete trovato come interprete di Elizabeth Sam, ma che vi manca Lucky. Sì, è vero. In realtà ce l'abbiamo. C'è Francis. È vero, Francis, cazzo. Ah, quindi c'è il cast al completo. Sì. Sì. Perfetto. Tutto bene lei, signor Joe? La sento un po' stanco. Sì. No, io sto bene. Non sei Joe tu. Ah, scusate, è vero. Sei Joe, ti chiami Joe? No, mi chiamo... Come ti chiami? Vincent Primo Ringhiera Camangio. No, gli faccio una controllata alla testa, che è rimbambito totale. No, sento il cervello che rimbalza come se fosse in una piccola scatoletta. No, gli ho fatto una visita ieri, signor Gio, è tutto a posto. Sicuro? Avete fatto bene questa visita? Sì, io ho studiato per questo. Poi tra l'altro ne devo parlare un attimo. Quando vuoi? In privato? Sì. Complimenti. Prego. Ecco,
Vincent, puoi aspettare quella roba? No, aspetta un attimo, no, che ho preso una botta fortissima alla testa, davvero mi serve una controllata. Ma quando da piccolo? Bo 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 bo. Non l'ho capito. Ridiamo per non piangere, caro signore. Ridiamo per non piangere. Capito, Elisabeth? Che c'è? Perché ce l'hai così piccola? Vieni qua. Ah, niente, ero preoccupata per Vincent, stava male. Io ho visto mio figlio. Chi? Lucky. Ah, è vivo allora? Sì. Ok. Ma ti è piaciuto interpretare Lucky? l'ho fatto apposta perché lo so che lo odi. Bellissimo. Sei proprio un bel Lucky. Non penso proprio. Ti dona Lucky. Elisabeth, infatti, Lucky. No, non lo farò mai. Infatti gli ho detto già a Vincent che sei la prima e l'ultima volta. Soprattutto non mi piace Giuse. Prendere le candele in quel posto. Beh, certo, quello nessuno. Però quando ho pensato a quella frase ho pensato che è quello che avresti detto proprio tu. No, quello che avresti... Cioè, quella frase l'avrebbe detta Lucky, quindi è lui che lo dice. No, lo dici tu. No. Tu lo dici, tu c'hai le candele, tu gliele ficchi. Il tuo culo. Ti fa ridere questa cosa, è piccolina, piccola bambina. Oh, scusa, mi scusi, volevo dare una carezza alla piccola, non so che mi è successo. Ah, mi dia una benda, per favore. Ma come fai male al dottore che gli dura la benda? Mi sono fatto male la mano, scusa. Vabbè, scusi signore, posso chiedere una gentilezza? Okay. Posso parlare prima col dottore qui? Ma certo, per arrivo su di lavoro. Sì, aspetto da dentro. Sono sbagliato, vado, che palle. Ciao Barbutus, amorissimo, avvitissima. Dov'è il malato? Dov'è quel rincoglionito? Ah, ecco. Vedi che mi partono certo, i tasti certo, a volte. Stavo dando le bende a Vincent. Ma quante grazie volte? Valerio. Comunque, buonasera Barbutus. Buonasera a te. E se siete arrivati adesso, vi siete persi le prove. Le prove dello spettacolo. Che va bene, però potete recuperare tranquillamente. Non è collegato con altre cose. Quando volete. Va bene. Ti aspetto fuori. Sì. Sì. Sì, dimmi. Dimmi che. Perché stai qua? Devo aspettare il dottore. Ah, ok. Però devo parlare anche con te dopo. Mi aspetti fuori? Sì. E smettila di fare il cretino. Ma che cretino? Mi sono rotto la giacca. Hai fatto il cretino, hai fatto quella faccia buffa, cretina, che fai sempre. È la mia faccia. Non mi picchiare più, per favore. Io spendo dollaroni perché tu ogni giorno almeno 4 castagne nella faccia me le butti. Cosa sono le castagne? Non lo so, l'hai detto tu. Sei un incredibile. Intossicarti con Napoli. Tocca recuperare assolutamente. Esatto, bravi. È stata una bella situational comedy. Ma le castagne c'erano, che buono. Quindi ha giocato il Napoli. Non lo sapevo. Ragazzi, che bello non seguire più il calcio. Hai molte ore in più nella vita. E litighi un po' meno. Forse gioisci anche un po' meno, però dipende. Cretille. sei una tifosa, ci sta. Ti ricordi quante pietre ho raccolto oggi? Oh Mary, ok, ciao. 93? Ah sì, probabile. Non lo so, forse 15. A meno io ci faccio un poco di soldi col calcio. Ah, giocatore d'azzardo. No. 4 a 2, vabbè. Ma che, dov'è il dottore? Dentro. Dentro di noi. Il dottore. Vincent. Sì. Mi puoi aspettare? Ti aspetto.
Aspetta, fermati, fermati. Fermati qua, davanti a me. Ma ti guardare negli occhi. Non mi dare pugni, ti prego. Guardami bene. Sì. Guardami bene dritto, dritto. Sì. Signor Gio? Sì. Mi aspetti sul retro, sì, aspetti sul retro, arrivo subito. Ok. Nella stanza con la... Chissà quante pietre ha portato oggi. Dimmi, dove sei? Devi fermarti però, da qualche parte. Sto fermo io, tu mi guardi. Dove sei? Gio? Ma non ti vedo, dove sei? Sono qua. Ecco, fermati qua. Ho paura di quel tuo cavallo pazzo, aspetta. Fermati qua, arrivo subito. Elisabeth, tieni d'occhio questo vecchio. Sì. Riesco a riappropriarmi il carro, me lo faccio prestare. Ok, dottore, io un attimo faccio quattro chiacchiere col signor Petrosino e sono tutto suo. Che bello non seguire più Fagiolini, hai arrivato... molte ore in più. Buonasera. Appena in tempo. Esatto. Salve. Che succede? Salve. Parla con effettivamente dottore, è un ragionamento che non fa. Col signor Gio. Signor Lee. Però almeno non vi intossicate con me, dai. Sti baffi. Sì. Qual è il suo segreto? C'era da... Come? C'era Dapi. Sapevo. Come fa? Deve andare su a nord, vicino a Annesburg, trova gli alveari, si metta qualcosa per coprirsi le mani, li metta, ne raccolga un po', la metta nel baratto e la usi per settimane. Ok, va bene. Poi volevo dirle anche un'altra cosa. Sì. Vincent. Sì. Lo so che le potrà sembrare strano, però abbiamo parlato con un medium. Ok. E ci ha detto che lui è entrato nella sua testa. E dice che entrando nella sua testa ha trovato qualcosa di molto strano. Cioè? E dice che forse è malato. Malato in testa. Hmm. Ma si sa qualcosa nella medicina di questa cosa? La mente è la parte più oscura del nostro lavoro. E l'unico che ha un minimo di nozioni è il dottor Bell. Il dottor Bell. Però non so, dobbiamo capire il caso. Ma i sintomi quali sono? Schizofrenia? No, tipo impazzisce, si dimentica le cose, i nomi, si dimentica come si chiama. No, quanti anni ha il signor Vincent? Non lo so, 80, 90. Che allora non è la mente, è il tempo quello. È il tempo. Non c'è cura. Non c'è cura. Diciamo che ho 80 anni. Cosa dobbiamo fargli più, signor Gio? Possiamo solo accompagnarlo. Scusatemi, fa ridere. Ha ragione. Perché non ne ha 80? Questo. Quindi lei voleva un consulto per il signor Vincent. Io. No, massimo... volevo sapere come comportarmi io da 35 anni, no? Che sto qui. Che devo fare? Che cosa ha? Che gli devo dire? Che c'ha? Che... Lo assecondi, bisogna accompagnarlo. Bisogna accompagnarlo finché. Finché non succede quello che succede, signor Gio. Magari velocizzare un po' l'evento. Nel... No, quello no. No, quello no, ok. No, no, pensavo che si riferisse a quello. No, velocizzarlo no. Però, diciamo, accompagnarlo delicatamente. Delicatamente fino al momento. Va bene. Qualsiasi cosa noi siamo sempre a disposizione. Certo. Qualche seduta, qualche incontro, qualche panacetico. Delicatamente. La ringrazio, dottore. Ma di che? È stato gentilissimo. Come sempre. Grazie. Ma di che? Joe, the legend. Vincenzo. Sì. Lo sai che il tuo nome è Vincenzo? Sì. In tedesco si dice Vincenzo. Ah sì? Sì. Il tuo nome? Non conosco altre lingue, mi dispiace. Joe.
Sì, lo so che è giù, ma non conosco le altre lingue, come si dice. Mm. Senti, ti devo parlare un attimo. Elisabeth, potresti aspettare? Sì, aspetta, se non te ne andare. No, non può venire pure lei? No. È una cosa da grandi. Ah, va bene. Preparati che questa cosa è seria, Dai, davvero? Sì. Ok. Andiamo. Vuoi darti una... Mi fai vedere le pistole? In che senso? Butta quel libro, butta quel libro. Qui è dove ho incontrato mia moglie la prima volta, o almeno gli sembra. Ok, vieni. Allora, qui è dove faccio affari solitamente. Sì, me la ricordo. Un cugino. Cosa? Vincent. Allora, come stai? Sediamoci prima di tutto. Ma cos'è? Sì. Dimmi tutto. Allora, ma qua c'era un uccellino, secondo te? Probabile. Azzà! Salute, la grazie. Gabbia di Faraday. La gabbia di? Dimmi. Come stai? Abbastanza bene, un po' stanchino, ma felice. Un po' sporco, ma preoccupato. Preoccupato perché? Per la nostra questione dei mannari. Però sono felice per le teatro, sì, una buona distrazione. Vincent, e poi Vincent. Sì, sì. Mi vuoi dire una cosa? Sì. Ti ricordi quando sei stato impossessato da quel Maudium? Ah, il medio, sì, signor medio. Sì. Franco. Sì. Lui ci ha detto una cosa. Che cosa? Una cosa su di te. Oh no. Lui è entrato dentro. Di te. Dentro il cervello, dentro la tua testa. Sì, me lo ricordo molto bene. Cioè, in realtà non mi ricordo molto bene che è entrato dentro. Mi ricordo molto bene che urlava, faceva il matto. E poi il buio. E poi mi sono risvegliato e ho detto, ma no, abbiamo parlato con lo psicopompo. Sì, 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 quella roba là. Sì. Allora. Lui ci ha detto che tu. Che tu non stai bene. Che c'è qualcosa in testa. Che per il fatto dei capelli che li sto perdendo. L'hai notato anche tu, vero? No, Vincent. Dentro la testa. Dentro la testa. Dici che stai. Che c'è qualcosa, non lo so. Che forse sei malato. Ma che malato? Sto bene. Vincent, dimmi la verità. Per caso ti senti qualcosa? Io no. Ogni tanto vedo mia moglie. Dove la vedi? In giro. Ah. Però poi dico no. Non è lei, perché lei sta in Florida. Tra l'altro, qui è dove mi sono incontrato con lei la prima volta, dove abitavamo pure. Io, lei e i miei due figli. Qui dove? Qui, esattamente qui, in questo palazzo, questa corte, con i balconi barocchi e tutto il resto. Però, poi ho detto no, noi stiamo in Florida. Oddio sì, no. Ma tu come ti senti? Io ogni tanto noto che mi dimentico le cose, però poi me le ricordo. E poi me le dimentico. Mm. C'era anche Sibylline quando si è detto questa cosa. Ma che vi ha detto il medium? Ma è un medium, è mica un medico. Poi. Beh, lo so, però ci ha detto tante cose che. Ci ha detto tante cose che si sono rivelate vere. Tipo? Ci ha raccontato di Wim, della storia di Armadillo, insomma, sembrava la Ma non è un medico comunque, che ne sa che non c'è qualcosa che non va alla mia testa? La mia testa è perfetta. Ogni tanto mi dimentico le cose, sì, ma almeno non mi dimentico le cose importanti nella vita. Anche il dottore ha detto che vabbè, il dottore ha detto che ti devo accompagnare. Dove? In generale, insomma.
In che senso, in generale? Cioè, che ti devo accompagnare, no? Che tu... Ah, generalmente mi devo accompagnare. Certo, sono certo, un certo, signor sì. generale per un arresto. No, no, cosa. No, no. Sì, no, no, no. Sì, accompagnami pure, andiamo. Andiamo, dai. Dove mi porti? Mo ti porto... Ti porto a fare un giro. Va bene. Ma... Prendiamo Topazio. Sì, qui una volta... Ci siamo incontrati con Sam per fare affari loschi. Sì, non l'avevo mai più fatti. Che bello, bene. No? Meglio, la vita riserva sorprese, Joe. A volte le prendi, a volte no. A volte le dai. Vero. Un saluto al trionfo! Si attento al gradino qui. C'è ancora Lisa Biles. Mi servirebbe dell'acquitrino, va bene sotto il gargarozzo. Andiamo da Lisa Biles. Guarda, oddio, cosa è successo lì? Dove? Capitano che piange. Capitano, non piangere. Che succede? È svenuto. Ah. Vabbè, adesso arriverà il dottore. Topazio 2. Topazio 2. Siamo fuori dal Topazio 2. Topazio 2. Sì, ma non ci sono i dottori che stanno arrivando. Topazio 2. Oh, ma ci siamo incontrato. Scusate. Elisabeth, c'è qualcosa che dobbiamo fare? Ci serve qualche mano, qualche aiuto adesso, perché nel caso potrà fare un giro Vincent. Vai, vai. Vado. Lui sì. Non ha bisogno di niente. Buonanotte, Elisabeth. Fate i bravi. Qualsiasi sì. cosa mi mandate un piccione. Assolutamente. Vai. Hai carattere, ragazzina. Oh, salutami Lucky quando lo vedi. Sì. Con un pugno nei coglioni. Bravo, sì. No, no, non possiamo picchiare i bambini, Elisabeth, non si fa. Ah, Elisabeth, tu sì, però. Ti posso dire giusto una cosina, vieni, vieni. Arriva subito a Vincent. Sì, porto quest'uomo al dottore. Elisabeth. Dimmi, Joe. Ma tu hai una faccia conosciuta, lo sai? Che senso? Nei tuoi occhi. Vedo qualcosa di familiare. Lo so. Cosa vedi? Pensi che ci siamo già visti? Sì. Non lo so. Può essere. Secondo te? Lo so, io ho solamente 10 anni di vita. Ma ti piacerebbe... Ti piacerebbe diventare sorella di Lucky? Adesso ci sto pensando. Pensaci. Vincent. Sì, il calcio è stato così forte che non abbiamo mai più provato. Mi sento vivo. Quante pietre avrò raccolto oggi? Almeno 6. Vincent. Hai parlato? Hai parlato? Andiamo, andiamo. Ah, pensate, pensate a volte la vita. E Aleo, ah, le mie palle, 2 punti distrutte sopra questo cavallo. È bello largo. Dove mi porti? Oh, 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 oh. Un piccione! È un pappagallo. Giusto. Adesso andiamo in un posto dove siamo già stati. Il nostro posto segreto.
Ah, ok. Ti porto io. Mi dici tu la strada? No, non me la ricordo, vai tu. Ma io devo bere, corri! Dove devo correre? Dammi del beveraggio! Aspetta. Vieni qua. Sì. Pure il beveraggio ti devo dare. Ti piace il latte mente nel cappello? Abbastanza. Grazie. No. Latte menta! Il mio preferito! E si va. C'è un cavallo abbandonato. Il governo deve darci un accompagnatore, esatto, altri 300.000 dollari. Ogni scusa è buona. Mi serve un attimo un fazzoletto, mannaggia, mi serve. Dov'è che andiamo? Ah, sì, aspetta. Eccomi qua. Joe? Sì? Ciao Logan! Chi è lei? Senti Joe? Madonna! Ah, ciao Logan! Ma è la quarta volta! Scusami! Sei baffi, secondo me sei baffi! Mi sembra diverso ogni volta, da ogni cambiamento della ma luce! Ma quando mai? Allora... A chi ho dato dei soldi adesso? Mi hai dato 100 dollari! Ok, un attimo solo, Vincent, mi dai... mi dici il tuo cinturone? 93. Tieni, Vincent. Oh, grazie Logan. Ciao Gabu. Grazie. Ciao Gabu. Ciao Gabu. Avete Jabu. Visto Elizabeth? Sì, era sì, vicino. Era alla clinica. Sì, alla clinica. Mi sono andato. Gabu, ricordati grazie, che se ragazzi. Devi comprare delle armi, vai da Logan a Rose. Tu ricordati che se già hai un... se ti svegli con quattro palle, il nemico ce l'hai alle spalle. Interessante. Questo è vero. E zie. Ma dove l'hai preso sto cavallo? E non lo so, stava libero. Sputa fasti il ragazzo, stava libero. Eh sì, qua davanti de Vabro. È un horse sharing. Vabbè, comunque noi dobbiamo fare una cosa. Ciao, Jabu, mi raccomando. E io sto andando a farmi un viaggetto a Rose. Ok. Vai, vai. Ciao. Ciao, Jabu, sei stato bravo. Anche voi. Grazie. Garello, Garello. Un carrello. Vai, Pietro, dai caso. Un carrello, forse, ad esempio. Ah, un carretto. Con i soldi che facciamo dovremmo comprarci una carrozza da trasporto. Uppi, uppi. Accidenti ragazzi, che saltone. Che vuole Good? Volevo dirvi due cose. La prima è che Sinergo ha droppato un nuovo video. La seconda è che sono gli ultimi dov'è giorni non ho capito, ma a quel posto partecipare alla prova c'è qualcuno, no? A quel posto nostro. Sì, andiamo lì. Ma quello là nella grotta. Sì, dobbiamo portare in sacrificio un animale più grande. Sì, che animale? Un coccodrillo. No, troppo grande. Un cinghiale. Un cinghiale, sì. Sì. Ma non c'è cinghiali da queste parti. No, non li conosco personalmente, però ora sì che li incontriamo. Preparo la mia pistola, pronta a sparare ai cinghiali. Preparala. I cinghiali muoiono come minimo con 5 colpi, quei bastardi. Soprattutto con le mie pistoline un po' rotte. Un po' piccole. Ma comunque forti. Un po' rozze. Ma l'importante è che le si usa bene. Un po' arrugginite. Però fanno il loro dovere. Bene. Non ci sta andando a trovarci. Quella è una persona. Buon raccolto, signori! Ma questo è un ranch. Mi sa di sì. Ti ricordi quando lavoravamo a un ranch? Un scoglio che andai a sinistra! Eccolo, eccolo. Vai. Corri, corri, Joe, corri!
Preso e bastardo. Preso e bastardo. Lo sta distruggendo. Spero che lui vi piace il piombo, perché ne sarà pieno. Prendilo. Ma non, attento, attento, non davanti, che sono sparato pazzo. Pezzo di merda. Ma che cos'era quello? L'hai visto? Ok. Preso. Prendilo. Brutto bastardo. È troppo grande. Come è troppo grande? Non riesco a prenderlo. Oh cazzo. E come facciamo adesso? Dovremmo prendere una specie di... un maialino. È una cosa più piccola. Tipo un cervo dalla coda bianca. Ma cazzo, è gigantesco. Sì, sembrava più piccolo là fuori. Ma fino a vedere una cosa, vieni. Sei giù. Dio santo. Che cazzo è successo qui? Questo sembra proprio una leggenda. Sto pazzo. Che cazzo è? Hai visto? Un cavallo smembrato. C'entri tu? Mi ricorda tuo pazzo. Ma no, per niente. C'è un altro maialino qui. Sì. Forse sono i piccoli. Quello è sempre grosso. No, sono tutti troppo grossi. Ok, va bene. Troveremo altro. Sbrighiamoci. Oppela! Sì. Non posso prendere una fetta di quel cavallo? No. Non voglio. Deve essere più fresco, sì. Sì. Ci sono tanti cinghiali, ma sono tutti troppo grossi. Guarda quanti. C'è un sacco di serpenti qui. Un'oca. Ma è piccolina l'oca. La tartaruga. Ah, la tartaruga. Ma va bene, se non è pesante. No. Nel senso, se forse... sullo stomaco. Sì. No, forse non riesco a metterlo sul cavallo perché è tutta scivolosa la bastarda. Sì. Va bene, va bene. Non possiamo andare però a mani vuote. Vamonos, vamonos. Segua la mia velocità. Mettiamo due coyote invece che uno. Allora, un signore, sì, chiamato Connor O'Doyle, mi ha inviato, sì, un piccione. Gentile signor, sì, teatrante, sì, ho visto la sua lacondina in bacheca. Sono arrivato da poco in zona. Vorrei sapere se l'annuncio è ancora valido e la paga come attore buona. Io ho sempre fatto lavori più di fatica, ma so leggere e scrivere bene. Attendo sulle cifre, Connor O'Doyle. Beh, è stato molto gentile, dovresti rispondergli. Sì. E Connor O'Doyle. Si decida questo. Beh, sicuramente adesso abbiamo un po' di persone che possono fare l'attore, eh? Non abbiamo tanto bisogno. Appuntamento al signor Connor. Per fare che? Per rincontrarlo. Cioè, adesso siamo pieni, però magari può. Non lo so, venerdì, non lo so. Venerdì? Sì. Sì, sì, va bene, venerdì. Mm-hmm.
Io lo voglio spettacolo, lo voglio fare a più presto comunque. Siamo pronti, secondo me. Che ne pensi? Sì, ci sta, secondo me siamo pronti. Più rimandiamo peggio è, magari qualcuno si ammala, magari qualcuno muore. Siamo corti a puntino. Siamo arrivati. Fatto. Bravo. C'è un po' sonno. Tranquillo, adesso torniamo. Oh, c'è una volpe, sparala. Non l'hai ucciso. Dura. Una marmotta, cos'è? Ma cosa sta facendo là? Nuota, guardala! Oddio. L'ho presa. Non ci credo, questo cazzo è veloce. Presa, uccisa. Vai, prendila. È freschissima questa. Bisogna solo provare con una gesticolazione, mi sa uno, massimo due volte. Sì, in realtà bisogna provare un'altra volta, magari con le animazioni, così si preparano le animazioni. Ci potrebbe stare. Sei marcita. No, che se no è difficile da prendere. È un motoscafo, sì. Lasciamolo qui. Provaci, rimane. Prova tu. No, non riesco. Aspetta, aspetta. L'hai smaciullata. Aspetta. Vediamo se ci sta. Mi sciacco la faccia. Anche un uccello può andare bene, secondo me. Che non ci vedo, cazzo. Cerchiamo un altro stupido animale. Anche non stupido. Pesciolino, tipo. Sento le papere. Dove sono? E non le sento, ma non le vedo. Ah, è un lupo direttamente. Maledetto raffreddore. Lui mi diceva, Ste, che praticamente questa prova a non ridere challenge che faremo, avete inviato, messo dei video troppo divertenti e messi tutti insieme sarà devastante. Tra l'altro durerà, da come ho capito, un'oretta, quindi sarà bella pesante da subirsi un'ora di video divertenti di tipo 30 secondi, quindi spero di farcela, magari... Ma riusciamo a prenderlo, quello è grosso. Ma che cazzo è oggi? E quindi sarà dura non ridere, a quanto pare. Cazzo, mi sto quasi pentendo. Però intanto grazie a tutti quelli che hanno partecipato, contribuendo al farmi ridere. Poi magari se sarà proprio il vostro video a farmi ridere, quello che avete inviato, sarete sicuramente molto più felici. Io un po' meno, però vabbè. Per chi vuole può ancora partecipare per cercare di farmi ridere inviandomi dei video divertenti. Ecco, niente. Ne hai urlato oggi. Ah, cazzo. Non possiamo andare senza.
Mi è venuta in mente una cosa, seguimi. Ma ce lo lasciamo qua? No. E diciamo ai lupi, ok. No, seguimi. Sei giù, eh? Stiamo attenti. Non ci non stare giù, vai, corriamo. Ah, 50 minuti, vabbè, un po' più light, insomma. Un po' più light, quindi sicuramente non sarà leggero vederli tutti insieme. Però dai, non so cosa aspettarmi, non mi è mai capitata sta cosa. Può essere perché rido ogni due secondi. Andiamo, andiamo. Animale cucinato già pronto. Seguimi. Ok. C'è qualche animale? Meglio. Cosa? Vincent, Vincent, ascoltami. No, non che sento una persona. Ammazzalo. Che se lo vedo. No, che ammazzalo, sei matto. Vincent, ascoltami. Questo sarà meglio di qualsiasi altra preda che possiamo portare. Non voglio ammazzare una persona per questa roba. Se non lo fai tu, lo faccio io. No, non lo fare. Possiamo evitare. No. Non voglio uccidere nessuno. Sì, sì, sì. No, se... No, non siamo assassini, uccidiamo solo le leggende cattive che ci si rivoltano contro. No, no, non siamo assassini. Ci serve per le nostre leggende questo. Fallo. Ascoltami. Lo facciamo insieme, ok? Aspetta, c'è un tizio qui. Non che so. Cazzo stiamo facendo? Aspetta, facciamo finire. No, no, niente. Tutto sì, a me piace masticare il tabacco da seta. Sì. Mi siedo un attimo qua a cagare. Ecco, possiamo prendere lui, ecco. Visto che ci stava qua vicino. Sei pronto? Fidati di no, me. No, aspetta, aspetta, no. Se gli portiamo questo sacrificio, no. Sicuramente possiamo avvicinarsi sempre di più. Cosa significa se non è vero? Che significa perché dovremmo? Come perché dovremmo? Siamo bloccati. Non sappiamo pure come ammazzarlo, cosa fare con Wimmo. Se li facciamo amici, magari troviamo un punto debole, qualcosa, ascoltami. No, come facciamo a uccidere? Non c'è solo. Hai qualche idea? Come ti piacerebbe ucciderlo? No, boh, non mi piace uccidere le persone, semplicemente. No, cioè, non riesco, non voglio farlo. Perché? Vabbè, allora lo uccido io. No, non lo fare. Dammi tre buoni motivi per ucciderlo. Ma per sconfiggere Wimmo? Sì, beh sì, effettivamente, dicevo lui o noi. Sì. Le persone potrebbero morire. Distrailo davanti. Vado a cacare. Sì. Mi scusi, buon uomo. È che... Buonasera. È che il mio amico è andato a cacare. Volevo sapere se qui avete delle foglie per... Prendilo, bastardo! Bravo. Bravo. Scappa, corri, corri. Bravo. Santa Maria è morto. Ok. Vieni, è vieni. Morto. Santo Dio. Attento qui. Attento. No, cazzo! Oh, no. È sporcato la preda! Oh, no. Adesso dobbiamo ammazzare un altro! Ok,
No, che faccio? Lo puliamo due giorni morto che ci abbiamo nelle mani. Tranquillo, tranquillo, va tutto bene. Ma perché prendilo, sei passato tu di qua? Sei prendilo in ansia, tu, mi fa schifo, mi fa schifo, prendilo tu. Ok, lo prendo io. Fammi lavare. Lo so che sei scosso, ma tranquillo, sei stato bravissimo. Sei sicuro? Sì, sì. Dici che non... Andiamo. Ci sono una persona, non mi perdonerà. Nessuno si ricorderà di lui. Ma è giusto? Sì. Sicuro? Sì. Sono le mani sporche di sangue. Lavati. Sono lavato il metaforico sangue. Santa madre. Porta il coppo che ti vengo a prendere. Sì, ti seguo. Vabbè, seguimi. Sì. Forse che cazzo è, sono un animale. Conosciuto. Non siamo diversi da Wimbo adesso, abbiamo ucciso un uomo. Beh, a volte per uccidere chi non ha limiti bisogna togliere i propri limiti, insomma. Va bene. Come possiamo competere con chi non ha scrupoli? Se noi ce li facciamo. Ma lo so, forse hai ragione. Accendi la torcia. Sì. Ehi, non la trovo, eccola. No. La lasciamo qui. Ah, qui? Sì. Non la portiamo qui nessuno? No, no. Ok. No, non voglio buttare addosso, che schifo. Ottimo lavoro. Ma che abbiamo ucciso un uomo. Bravo, Vincent. Sì. Ci ricompenserà questa storia. Sei sicuro? Sì, non lo dire a nessuno però, ok? No, no, no. Soprattutto a Steve. No, non li dico a nessuno. Beh. E mo, aspettami lupi? No, adesso possiamo andare. Dove? A dormire. Ah. Va bene. Scusi, signore, possa l'anima del cielo avere pace di te. Non è morto in mano, vero? No. Sicuro? Ci aiuterà a sconfiggere Wim. Me lo prometti? Faremo un funerale dopo che avremo sconfitto Wim. Va bene, ci sta, mi piace. Bravo. Grazie. Santa madre, sto sudando. Io resto qui. Da, a fare cosa? A meditare. Col cadavere? No, col cadavere. Qui fuori, qui in giro. Ah. Ma ci lascia da solo? Sì. Ok. Vuoi la torcia? No. Va bene.
Cari, uimissimi amici.